Ok, brutalissimo stacco. Spero che tutto vada bene. Tutto a posto, tante care cose. Avvisati come al solito all'ultimo perché a noi di avvisare per tempo ci ha rotto. Allora, benvenuti in questa live molto speciale dove la mia webcam è completamente. Ok, forse adesso è meglio. Allora. Quindi, per tutti quelli che adesso mi seguiranno in questa piccola live, in realtà lo scopriremo assieme un pochettino l'evento e il resto. Io ovviamente mi sono già informato all'evento, avevo già contattato l'associazione La Forgia del Tempo che aveva ideato l'evento di Eden Gate. Eden Gate doveva essere già realizzato da un po' di tempo perché appunto è uno dei tanti live rimandato a causa della pandemia, sebbene Eden Gate sia stato rimandato poco, quindi almeno in quella spiga un pochettino gli è andata bene, non è stato rimandato per troppo tempo, tipo altri LARP che hanno avuto invece fortune decisamente più basse, sfortune più basse. Non è così che si dice, non è così che si dice. Ma in questa live praticamente scopriremo un pochettino insieme le meccaniche e chiacchiereremo anche delle stesse. Quindi sarà anche una di quelle in cui se si vuole chiacchierare un pochettino di quello che è un LARP, cos'è un LARP, come si struttura un LARP, perché esistono i LARP, ma soprattutto Naux è un LARP umano? Sì, la risposta è sempre sì, tutti sanno e tutti debbono sapere. Stasera, oggi pomeriggio, lo vivremo insieme. Perché? Perché ho scoperto letteralmente ieri che parteciperò a questo evento e quindi avevo già fatto, ce l'avamo già sentiti tutto il resto, ma gli eventi erano già tutti pieni, non c'era letteralmente spazio per nuovi iscritti, quindi non si poteva fare nessuna collaborazione, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo detto, ah, ok, va bene, dai, dai, al massimo mi metto in lista d'attesa e ci sentiremo. A quanto pare, all'ultimo, ma proprio all'ultimissimissimo, si è rivelato. Che si è svelato che si può effettivamente partecipare a questo evento. E infatti, questo weekend sarò dalle parti di Torino, mi pare, perché appunto andrò a fare Eden Gate. Eden Gate allora è ispirato a Cani nella vigna. Cani nella vigna è. Ovviamente questo è tutto un pochettino improvvisato all'ultimo perché appunto l'ho scoperto all'ultimo. Quindi, già che ci sono, vi faccio vedere co come mai sto scalerando questa settimana. Cani nella vigna è ispirato all'omonimo Eden Gate, Cani nella vigna, è ispirato all'omonimo GDR, Cani nella vigna, che in Italia è edito da Narrativa. Allora, Eden Gate è Cani nella vigna, quindi parliamo di Cani nella vigna primariamente. Cani nella vigna è un, come posso dire, un GDR abbastanza particolare, con una specie di western alternativo in una società molto più vicina a quella dei mormoni, sebbene non sia mai citata la parola mormoni. Semplicemente si tratta di una comunità molto piena di regole che seguono appunto una fede molto rigida. E i cani nella vigna sono letteralmente gli sceriffi di queste comunità che si devono occupare e preoccupare di mantenerle salde di principi e di intenzioni. Quindi una roba un pochettino tipo in stile sceriffo mischiato a inquisizione, perché ovviamente devono gestire anche la fede, dirimere tutte le questioni di fede. Ora, più avanti magari ci guarderemo anche il trailer, ma per il momento direi che possiamo andare bellamente a vederci un pochettino. Prima di tutto il sito, lo vediamo insieme un pochettino, alcune informazioni, così scopro anch'io se mi sono perso qualcosa. E poi ci sarà anche la guida evento. Se ci fossero delle parti che non si possono leggere, ovviamente non le leggerò in diretta, perché sia mai, sia mai, sia mai. Allora. Un LARP corale ispirato al celebre gioco Cani nella vigna, la storia di una comunità western, famiglie, peccato e giudizio. Un giorno di celebrazione attende i fedeli di Eden Gate, ma i loro cuori sono turbati. Segni funesti si sono rivelati e tutti temono che i demoni si nascondano nel ramo. Nel ramo, mi sembra, perché nell'ambientazione letteralmente ogni comunità è chiamata ramo dell'albero.
perché il simbolo sul libro sacro è questa specie di albero, e lo stesso è l'albero della vita e il re della vita. Quindi è abbastanza il signore della vita, il re della vita, viene detto in più modi, però più o meno è sempre quella cosa. Eppure il signore della vita non ha rivolto il suo sguardo altrove. I suoi cavalieri, i cani nella vigna, sono già in viaggio. Il giudizio sta per scendere su Eden Gate. Il tuo giudizio. Non è vero, dipende un pochettino da che ruolo si interpreta. Magari sei quello che verrà giudicato. Preparerò per te un giardino sulla montagna. Preparerò una terra di balsami e virtù. Vincent Baker, Cani nella vigna. Allora, esperienza di gioco: Eden Gate, un LARP liberamente ispirato al gioco di ruolo narrativo Cani nella vigna di Vincent Baker, edito in Italia da Narrativa. Potevo leggerlo direttamente qui e risparmiarmi del tempo. L'evento vuole offrire un'esperienza di gioco immersiva, drammatica e narrativa nel clima mitologico delle comunità di pionieri che colonizzarono il selvaggio West, portando con loro la fede per il re della vita. Durante 2 giorni di gioco viverete le vicende dei fedeli di una comunità lacerata tra spinte individualistiche e la volontà di conservare la propria identità. Cosa sarai disposto a sacrificare quando la posta diventerà troppo alta? Saprai giudicare i tuoi fratelli, le tue suorelle? Questo qua credo che sarà il fulcro grosso, ma veramente grosso, del gioco. Se non hai mai giocato, non preoccuparti, per partecipare a Negate non è necessario aver già giocato ad un LARP, live action roleplay, né è necessario conoscere Cani nella vigna. Tutto quello che ti serve per goderti questo evento sarà prestato nella guida evento. 28 pagine di guida evento, però mi sembra che sia scritto abbastanza libero, quindi non è troppo. Immersione e narrazione: Eden Gate è un LARP immersivo dove sarete chiamati a scendere nei panni dei fedeli di una piccola comunità riunita sotto la fede del re della vita. Ogni piccolo gesto quotidiano, ogni avvenimento di giubilo e di sciagura, tutto sarà filtrato dagli occhi della fede e dal sistema sociale chiuso e autarchico che ne deriva. Una società patriarcale di persone semplici che hanno abbandonato la precedente vita di peccato per ritrovare la pienezza dell'esistenza nelle piccole cose quotidiane e nella certezza dei legami di sangue. In ogni caso, Eden Gate non vuole essere in nessun modo un evento di critica della religione. La fede nel re della vita potrebbe sembrare la religione mormonica, cosa che infatti avevo citato prima, e ha molti riferimenti alla morale delle religioni monoteistiche, ma non è in nessuna di queste religioni. Al contrario, la religione è un pretesto per calarci nei panni di questi uomini e queste donne, vivendo tramite i loro occhi e le loro azioni questa piccola società idealistica che sta per affrontare il suo momento più buio, dove l'incertezza crolla sotto il peso della realtà. In realtà è abbastanza difficile trovare eventi LARP dove... Grazie a Forgators, nuovo follower. In realtà è difficile trovare eventi LARP che puntino tantissimo proprio sulla religione, che come centro, come focus dell'evento. Ci sono, però di solito la si usa come pretesto e come struttura da utilizzare poi, perché comunque è abbastanza conosciuta. Quindi se si dice un LARP in un monastero, beh, ci si può fare facilmente un'idea di quello che ci si andrà a trovare, fare. Poi nessuno pretende che uno sappia fare e dire tutte le Ave Maria e il resto, Padre Nostro, o la messa in latino per vivere l'evento come al massimo, non serve assolutamente mai. I personaggi di Eden Gate sono divisi in 2 gruppi. I fratelli e le sorelle che abitano la congrega di Eden Gate e i cani. Questi 2 gruppi corrispondono a un'esperienza di gioco asimmetrica, benché di uguale spessore. Gli abitanti della congregazione saranno al centro del dramma. Sono i protagonisti della storia pregressa di Eden Gate, dei piccoli ma meschini soprusi, delle privazioni e delle imposizioni che sono seme degli eventi che spingeranno l'intera comunità sull'orlo del baratro. Spoiler! Vabbè, è abbastanza scontato. Se vai a un evento LARP e non c'è un po' di cacciare, che cosa ci sei andato a fare? La loro è una storia fatta di relazioni familiari, di piccoli gesti di amore, di odio, di sfide e di sottomissione. I cani, pur avendo dei legami con la comunità, non saranno al centro di quello che è accaduto a Eden Gate nell'ultima stagione. I cani sono qui per giudicare le mele marce della comunità e per salvare dalla rovina gli uomini di buona volontà. La loro è una storia di giudizio, di scelte irreversibili, di proiettili. Quindi forse saranno gli unici ad avere una pistola, quindi... Vabbè.
Tra gli abitanti inoltre si c'era lo stregone e i suoi cultisti. Ok, questa me l'ero già dimenticata, l'avevo anche leggiucchiata, ma me l'ero un po' dimenticata. Lo stregone e i suoi cultisti. Costui si è macchiato di una terribile colpa verso la comunità. Le sue azioni potrebbero mettere in pericolo tutti gli abitanti e le sue azioni spaccano in due la comunità di Eden Gate. Non è che mo mi ritrovo ad essere uno stregone o un cultista per sbaglio, senza non ho ancora letto la scheda. Io non ho ancora letto la scheda, quindi non so se sono uno stregone, un cultista o qualcos'altro. Un LARP fatto di palcoscenici. Eden Gate è un LARP fatto di palcoscenici. Con questo intendiamo che l'evento non avrà una rigida trama prestabilita, costituita da eventi esterni che i giocatori devono affrontare e affrontare indipendenti dalla loro volontà. Piuttosto, Eden Gate sarà una storia drammatica che si dipana attraverso dei palcoscenici. Questi sono scene corali sì prefissate, ma che costituiscono una cornice dove ciascun personaggio potrà esprimere la propria storia. Allora, questa cosa di eventi che non sono indipendenti dalla volontà dei giocatori mi piace, perché ci sono eventi LARP dove comunque succedono robe che tu non hai il minimo controllo, però accadono e quindi ti ritrovi a subirle brutalmente di quello. Ci sta, come stile, però a volte ti lascia un minimo di frustrazione perché sai che quella cosa sta accadendo e non puoi farci nulla. Noi ti daremo l'appiglio e il giusto spazio per dare respiro al tuo personaggio, ma sarai tu a dover riempire questi momenti e doverti mettere in gioco come coautore attivo di questo LARP. Escalation, escalation, escalation. Eden Gate sarà un LARP narrativo dove ogni dramma ha anche interiore dimensione, questo soprattutto grazie alla meccanica dell'escalation. Incarni la vigna, l'orgoglio delle persone è il seme che porta una spirale tragica e irreversibile. Le piccole azioni meschine sono il terreno fertile per il peccato. Questo apre le porte della comunità all'influenza dei demoni, che ne aspriscono i conflitti e portano ad azioni irrimediabili. Questa tematica sarà rappresentata in gioco dalla corrispondente meccanica dell'escalation del peccato. Ciascun personaggio potrà essere coinvolto nell'escalation. Non sarà possibile retrocedere nella scala del peccato. È un percorso irreversibile che spinge la comunità intera verso il disastro. La narrazione che emergerà ad Eden Gate sarà una spirale ascendente verso il conflitto tra i cani e gli stregoni. Nessuno, spoiler, aveva detto stregone prima, adesso si sono moltiplicati. Nessuno potrà rimanere indifferente o venire risparmiato. Nessuno potrà cancellare il peso delle proprie azioni. Un LARP drammatico è il play to lift, che è un po' diverso dal solito come definizione. Eden Gate sarà un LARP drammatico, una storia di famiglie, di individui, di tradizioni, di desideri, di odio e di amore, di punizione e di sfida, di omicidio e di giudizio che verranno affrontati dalla principessa guerriera Xena. Sarebbe bellissimo. No. Una storia destinata a finire nel sangue. Eden Gate sarà un LARP lanciato, per un secondo ho letto plagiato, verso una risoluzione tragica del conflitto, mediata dall'escalation della violenza. Ok, cioè l'escalation del peccato e l'escalation della violenza. Avrà un tono serio e intimo, affronterà temi difficili e nutrirà odi e conflitti insanabili tra i personaggi. Tra l'altro sono sposato in questo LARP. So già che sono sposato. Sono una moglie. Devota, no, non lo so, in realtà non ne ho la più pallida idea, non ho letto il personaggio, quindi non ho letto la scheda PG. Al contempo sarà un gioco collaborativo per i giocatori. Nessuno vince o perde davvero, quello che ci interessa è creare assieme una storia intensa ed emozionante. Per farlo, ognuno deve dare il suo contributo, mettendosi in gioco e senza mai dimenticare l'intento narrativo di questo evento. Ad esempio, è probabile che durante il LARP il tuo personaggio arrivi ad odiare qualche altro personaggio. Beh, una cosa abbastanza classica. Ah, si vede così. Madonna, come si vede male. Va bene. Questo odio mortale fra personaggi è una grande opportunità di gioco e condivisione tra giocatori. Quello che ti consigliamo di fare, per il tuo stesso divertimento, è di evitare di cercare di sconfiggere ed eliminare il personaggio avversario. Quello che invece ti invitiamo a fare è di alimentare l'odio e la tensione narrativa tra i due personaggi. Fai sgarbi al tuo nemico e lascia che lui li faccia a te, la faccia a te. No, l'ho letto malissimo. Accetta pure di essere sconfitto. Se pensi che questa sia una soluzione narrativamente interessante o il gancio per una tua rivincita. A volte perdere è molto più interessante che vincere. Questa situazione esemplifica quello che viene chiamato play to lift. Gioca per arricchire una storia, non per vincere, per giocare insieme agli altri, non contro di loro. Che in realtà è uno stile che a me piace molto. Allora. Tra l'altro, se ci sono commenti o altre domande su quello che sto leggendo, perché lo sto leggendo, cosa sto leggendo, quando sto leggendo, no, questo non ha senso, fatele. Eden Gate è ambientato in West.
in un West che non è mai esistito, ok, ma che potrebbe ricordare lo stato mormonico del Deseret nel moderno Utah. Di seguito troverai informazioni sull'ambientazione che verranno ulteriormente approfondite nella guida evento. Allora, leggerò nella guida evento. Ad ovest i pionieri hanno edificato un'utopia, una terra di balsami e virtù, regolata secondo i dettami della fede nel re della vita. Ogni atto, piccolo, grande, quotidiano o straordinario, è amministrato secondo le granitiche regole della società della sovrintendenza. In questo orizzonte, dove ogni cosa ha il suo posto, la più piccola delle trasgressioni è il seme infetto del peccato e della rovina. È la scala che porta dall'orgoglio all'omicidio. I cani del re della vita, ministri religiosi, armati di pistole, sono l'unico argine che può fermare la corruzione. Praticamente è un prete con la pistola. Più o meno. Un uomo senza spirito può essere facilmente piegato, ma un predicatore, lui potrebbe ridargli la fede. Ok, Clint Eastwood, il Cavaliere Pallido. Tematiche: l'evento affronterà tematiche adulte di rilevanza attuale, cercando di cogliere le sfumature e tutta la sua complessità. Questo LARP racconta di una comunità chiusa, idealistica, che schiaccia senza remore i desideri individuali, fino a quando non erompono incontrollati come atti dissennati contro la comunità stessa. Nella società di Eden Gate ciascuno è incasellato in un ruolo ben definito, delineato da doveri ben specifici. In questo gioco di ruoli si attua l'oppressione dei giovani e delle donne. Ehi, che bello! Si tratta di una struttura sociale che favorisce sempre uomini e anziani. Mi va bene. Sono il primogenito della famiglia, mi pare, quindi. La paura del giudizio degli altri, la potente forza che mantiene cristallizzata una società immobile. Una paura pronta a riversarsi sul diverso e su tutto ciò che non rientra negli schemi della fede e della tradizione. Il giudizio è così l'ultimo e forse il più importante dei temi. Durante questo LARP, i vostri personaggi saranno chiamati a prendere una posizione riguardo alle azioni e alle parole degli altri membri di Eden Gate, in una situazione in cui tutti i conflitti sono esacerbati dalla presenza dei demoni e terribili azioni di sangue sono state compiute. Ciascuno deve prendere una decisione salda e definitiva riguardo ad ognuno dei propri fratelli. Non ne va del destino stesso del ramo. Mister Curlo, che culo. Eh sì, esatto. Mi è andata bene, ma non benissimo. Vabbè, è ovviamente un LARP dai temi forti, questo. Allora, interessante, interessante, interessante. Meccaniche narrative. In quanto LARP narrativo, Eden Gate comprenderà una serie di tecniche e metatecniche narrative. Si tratta di regole e strumenti che aiuteranno i giocatori a costruire una storia corale coerente con lo spirito drammatico e immersivo dell'ARP. Tra l'altro, credo che, se ricordo bene, d'ambientazione, il fatto che esistono demoni, non vuol dire che esistono veramente. Nel senso, non è che ci sono i demoni che vanno in giro e uccidono. A meno che tu non vuoi. Nel gioco base di Cani nella Vigna, se ricordo bene, tu puoi scegliere quanto paranormale c'è nella tua campagna. Letteralmente potrebbe non esserci, e quindi essere proprio come fu lo stato mormonico, similarmente quantomeno, e quindi con il fatto che i demoni era semplicemente qualcuno aveva la febbre, aveva le convulsioni, è posseduto da un demone. La schizofrenia, colpa di un demone. Oppure, letteralmente, che i demoni esistono veramente e hanno poteri. Questo qui nel gioco viene presentato come un'opzione, puoi fare o uno o l'altra. Personalmente non ho mai visto quella dei demoni veri, veri e propri come la più interessante delle due, perché se devi affrontare demoni ci sono altri giochi che per farlo. Questo è un gioco molto basato proprio, ed è qui ripreso su Eden Gate, proprio sulle interazioni, sul senso drammatico e sulle scelte che vengono fatte e sulle pallottole, perché effettivamente si spara in Cani nella Vigna, e quindi immagino che ci saranno anche gli spari qui in Eden Gate. Allora, alcuni di questi strumenti saranno esponenti classici dell'ARP, come l'utilizzo di armi sceniche nelle scene di conflitto fisico. Altri invece saranno caratteristiche della particolare storia del clima che si respirerà a Eden Gate. Queste coinvolgeranno l'escalation del peccato e della violenza. Già la seconda volta che ce lo dicono, quindi devo andare assolutamente a prendere bene in mano queste meccaniche e capire cosa sono. Elementi di soprannaturale. Ah, allora c'è soprannaturale considerato. Se sentite quello che sembra un bicchiere versato, è perché è un'app appositamente fatta. E per bere, beve, beve,
Per me del succo, grazie. Grizzi, grizzi mille. Sopruso e maschilismo, misoginia a tutti i livelli. Le indicazioni narrative da parte dello staff ed accorgimenti per la sicurezza dei giocatori. Tra l'altro, forse ci vorrebbe della musica sotto. Ma che musica metto che poi non mi finisce nel copyright bruttissimo di subito? Bella domanda, se avete della musica non sotto copyright da suggerirmi, a tema western a questo punto, suggeritela qui sotto, magari la metto, la metto. Tutte le tecniche e metatecniche saranno descritte nella guida evento. E allora me la vado a leggere poi nella guida evento. Qui stiamo vedendo proprio le impostazioni base dei personaggi. I personaggi sono divisi in cittadini, abitanti del ramo e cani del re della vita. Va bene, e questo l'abbiamo già visto. Questa era la spiegazione di come sarebbero state distribuiti i personaggi. Ma ovviamente non ci interessa. La distribuzione è già stata fatta. Quindi siamo semplicemente al ok, adesso che cosa c'è del live. Le famiglie di Eden Gate. I fedeli di Eden Gate sono raggruppati in sei nuclei familiari. Quattro di questi nuclei discendono dai patriarchi che hanno fondato il ramo: Aaron, Enoch, Yared e Isaac. Isaac. Io sono di Yared, potevo essere di Isaac. Binding of Isaac sarebbe stato molto interessante. Furono questi uomini e i loro consorti ad attraversare il deserto, trovando la fertile valle di Eden Gate. L'hanno resa il paradiso terrestre che è adesso, scacciando i lupi dai crinali, lavorando la terra e costruendo le case che vengono ancora abitate dai fedeli. Sono proprio queste le case che danno il nome al gruppo familiare, non il nome del sovrintendente che le occupa. Oltre a questi due, o queste due famiglie, sono recentemente. Oltre a questi, nuclei familiari. Due famiglie sono recentemente venute dall'est, i Bradford e i McClory. Scopri chi sono e quali famiglie, quali personaggi ne fanno parte. Vabbè, questo lo vedremo poi. Una donna non mostrerà i suoi polsi in pubblico, ma nella sua cucina potrà arrotolarsi le maniche. Eh? Fortunelle. Costumi. Allora, vabbè, i costumi ovviamente devono riprendere l'atmosfera, abiti semplici, adatti a persone umili. Quindi, per fortuna, avendo qualcosa già di vittoriano, un pochettino sono messo bene. Mi mancano un po' di vestiti insozzati di terra, cioè non ce li ho, e questo è un problema. E questo è un problema. Una certa uniformità nella moda. Oh, qua mi sa che troverò quello che mi impedirà di usare il gilet che avevo trovato che mi piaceva. In questo caso non sono quindi strani abiti meglio tenuti e più raffinati, sia nel tessuto che nelle trame, seppur mai eccessivi e sempre illuminati da contrasti tra grigi e scuri, dove i toni di grigio e colori desaturati, prevalentemente marroni, verdi e blu, sia chiari che scuri. Si oppongono a bianchi, beige e altri colori tipici. Gli abitanti del re, dei, gli abiti dei cani del re della vita, luci di speranza. Dagli abiti variopinti che verranno forniti dallo staff. Per farvi capire anche in copertina. Hai anche la barba vittoriana. Sì, infatti, ragazzi, questa barba e questi capelli li ho tenuti con la piccolissima speranza che riuscissi a partecipare al live. Cioè, proprio avevo questa minuscola speranza che dicevo: ma ammetti caso che riesco a partecipare, sarebbe meglio averla una barba adeguata e anche i capelli. Mi è andata di culo, mi è andata di culo. Li stavo per tagliare. L'altro giorno li volevo tagliare, proprio all'ultimo. Non so se allora potrebbe essere un problema perché ho un bellissimo gilet. Bellissimo. Un gilet molto variopinto, bellissimo. Che pensavo di usarlo per un costume da gitano. Un costume da vabbè, cioè, già capite che io già con queste io già sono funziona abbastanza bene. No, ma questo non lo metto, questo giusto al massimo lo faccio vedere proprio questo gilet con questi motivi così non sono orribili, sono bellissimi. Beh, da vedere, magari non posso mettere perché sono troppo da cane. È importante questa differenziazione di colori. Andiamo avanti. Informazioni sulla location. Ecco, questa è carina. La location è il villaggio delle stelle nel comune di Lusernetta. Queste sono delle immagini. È molto figo. Cioè, sembra veramente di entrare. Cioè, ragazzi, è bellissimo. Le immagini che si vedono, veramente la location.
È veramente, veramente figa. Questa cosa mi piace assai. Vabbè, quando, vitto, alloggio. Ah, c'è anche il menu, è vero. Poi magari mi leggerò il menu, ma non è così importante adesso. Zuppa di porri, mais, fagioli e patate. Con questo caldo, che gioia! Oddio, però. Dovrebbe essere. Guarda, facciamo una cosa. Apriamo su Google Maps un secondo. Andiamo a controllare insieme. Non mi dice l'altitudine. Sarebbe carino mi dicesse l'altitudine. Beh, dai, sono in montagna comunque, dai. Sono in montagna, quindi. Qui è Torino. Sono in montagna comunque, dai, dai, dovrebbe fare un minimo più fresco. Un minimo più fresco dovrebbe fare. È una mia speranza vana, vero? Farà più fresco, farà più fresco. Ci saranno giorni migliori. Giorni migliori, giorni migliori. Ok. Qua siamo ai crediti che trovate sul sito con lo staff e gli autori di La Forgia del Tempo, coloro che si sono premuniti di lavorare su questo evento. Tanto c'è Marcello, di cui vi ho parlato nell'episodio di Ruolate, di un compleanno rivoluzionario, quindi sarà un piacere rivederlo. Ora andiamo direttamente alla guida evento. Questa è la guida evento di Cani nella Vigna, Eden Gate. Preparerò per te un giardino sulla montagna. Preparerò una terra di balsamo e virtude. Ce l'hai di roba da leggere. Iniziamo. Ok, questa roba l'abbiamo già iniziata a leggere. Se non hai mai giocato, questo l'abbiamo già letto. Che cos'è un LARP? Chiedetemelo direttamente, facciamo prima. Che cos'è Cani nella Vigna? Cani nella Vigna è un celebre gioco di ruolo indie di Vincent Baker, editato da Narrativa. Sapete cosa però? Un pochettino però posso ingrandire, così magari si vede, non è per ciechi. Il gioco è ambientato in un far west che non è mai esistito, liberamente basato sullo stato mormone del desert, piccole comunità rurali chiuse, dette rami, dove tutto è scandito dai dettami della fede nel re della vita, che tra l'altro è un nome spettacolare. Mi piace un sacco questo, il re della vita, ci sta un sacco. La fragile salvaguardia di questi luoghi viene messa in pericolo dalle ripugnanti azioni degli stregoni, uomini che hanno voltato le spalle al re della vita e a tutto ciò che è giusto. Il duro compito di fermare e giudicare questi sciagurati spetta ai cani. In Cani nella Vigna i giocatori interpretano dei cani e il gioco è incentrato sulle difficili scelte. Va bene, questo l'abbiamo visto. Un LARP immersivo, anche questo l'avevano letto, dove la religione è un pretesto. Anche questo i nostri intenti avevano letto. Un LARP asimmetrico, idem. Un LARP fatto di palcoscenici, idem. Bene, abbiamo già letto diverse pagine prima perché le ho lette sul sito, che ha una grafica anche un po' più carina, un po' più attivante. Un LARP narrativo, questa è proprio la guida evento. Un LARP narrativo, anche questo l'avevamo visto. Un LARP drammatico, il play to lift, che è una modalità di gioco che io personalmente adoro. Nel senso, condivido pienamente, quindi approva, approved. Rimani sempre le regole d'oro dell'ARP, e queste sono regole effettivamente d'oro che ci sta sempre. Rimani sempre nel personaggio, con le parole, con le azioni, con i pensieri. Non uscire mai dal gioco, non parlare d'altro, evita gli anacronismi. Il gioco è bello ed emozionante se tutti lo rendono vero e vivo a beneficio degli altri partecipanti. Sebbene esistano keyword, dei codici con cui avvisare gli altri se c'è un particolare problema o altro. A ogni azione una reazione. Se un altro personaggio ti rivela un segreto, ti schiaffeggia, ti nomina capitano della guardia, ti pugnala a tradimento, questa è rimasta un pochettino da altri eventi di genere, non è legato a Eden Gate, credo. Ti pugnala a tradimento, reagisci. Non importa che cosa fai o dici, ma fai qualcosa, possibilmente qualcosa di appropriato, di divertente, di drammatico. In un LARP nessuna azione deve cadere nel vuoto. Ed è giusto. In un LARP accetta le azioni degli altri. In un LARP ciascuno è regista di se stesso. Non mettere mai in dubbio le azioni o la buona fede degli altri. Non aspettarti mai da loro una reazione specifica. Prendi sempre per buono tutto quello che succede e che fanno gli altri partecipanti e giochi di conseguenza. Questa è una cosa molto importante, che in determinati altri ambienti invece mi è capitato di vedere gente comunque si fermava, si bloccava, chiedeva aiuto allo staff e il resto. No,
No, non c'è niente che uccida più di questo. Queste regole sono state adottate in questa forma collettiva, in questa forma dal collettivo di tare spezzate che per primi hanno mostrato un nuovo modo di fare l'ARP. Di tare spezzate vi ho parlato già in diversi episodi di Arruolate. Cercheremo sempre di citare la fonte di questi passaggi, qualora ci sia una corrispondenza quasi letterale al testo originale. E Endgame non sarebbe mai nato in questa forma se non grazie al loro contributo di diffusione del gioco di ruolo dal vivo. Ok. E quindi i credit, letteralmente i credit. Informazioni pratiche. Ah, grazie. No, queste sono le informazioni per come arrivare sul posto. Questo è un problema mio, ragazzi. Non c'è, tra cui anche i letti, le lenzuola e il resto. Problema mio. Se volere portare asciugamano, è necessario provarsi un dispositivo di protezione Covid individuale, ma mascherina da indossare sempre in fuori gioco nei luoghi chiusi. Non dimenticare di portare il Green Pass, un equivalente ovviamente, perché giustamente adesso bisogna fare questi eventi con queste normative. Alcune cose che dovrete mantenere in gioco, alcune cose che dovrete portarvi per il gioco includono il costume del vostro personaggio, ma dai, scarpe comode di aspetto western. Questo credo che sia il maggiore mio problema in realtà. O almeno scarponcini o scarpe mascherate con ghette. Questo è il mio enorme problema. Dispositivi di protezione per il Covid a tema, per esempio foulard o bandane. Sì, credo che farò il foulard come fece a The Darkest Hour. Darkest Hour usavi un foulard. Funzionò, funzionava bene alla fine. Vestiti pesanti a tema per la sera, dato che potrebbe essere fresco. È vero, comunque, siamo comunque in montagna più o meno. Quindi, comunque, la sera potrebbero crollare le temperature. Devo ricordarmi di portare qualcosa per non morire assiderato. Ricordate che lo staff potrebbe avervi chiesto di portare degli oggetti specifici come una fondina oppure una lettera scritta di tuo pugno. Merda, devo leggere il mio personaggio allora. Perché se devo preparare qualcosa, se non sei sicuro che devi portare qualcosa a meno, cerca. Va bene, ok, bisogna andare a fare. Cosa non portare? Questa è una lista di alcune cose che non dovete assolutamente portare in gioco. Armi da fuoco e proiettili verranno fornite dallo staff. Perché appunto le armi è meglio fornire dallo staff in modo che si sappia. Armi bianche dall'ARP. Anche queste verranno fornite dallo staff. Ok, armi da taglio vere. Beh, sì. Grazie al cazzo, sì, è ovvio, sì, è vero. Però sì, è meglio specificare che poi recriminare. Armi bianche dall'ARP, pensavo che invece se aveva qualcosa si potesse portare. Invece no, va bene, va bene. Oggetti anacronistici di piccola taglia ma di importanza logistica come lo smartphone, rigorosamente silenziosi, un orologio o il vostro portafoglio potranno essere portati dentro una busta. Vabbè, ma queste sono robe molto più di organizzazione. Va bene, va bene, va bene. Andiamo. Il mangiare, il cibo, no, non ci interessa. Sicurezza in gioco. Allora. La sicurezza in gioco è molto importante. Comunque, in questi eventi viene tenuta molto da conto perché comunque sono situazioni che possono essere potenzialmente pericolose se non ben gestite o sottovalutate, quindi è giusto che ci sia. Sarà un LARP drammatico e tragico, dove l'escalation è incanalata da ingiustizie e soprusi dei più forti sui più deboli. Eventi spesso intrinsecamente violenti ed immersi in un clima patriarcale di forte diseguaglianza e repressione. Non sarà impossibile trovarsi in situazioni delicate e controverse per la sensibilità di molti partecipanti all'evento. Proprio per questo motivo, la sicurezza fisica e psicologica deve essere la priorità per tutti i partecipanti, sia membri dello staff che giocatori. In questo capitolo definiremo alcune norme da prendere molto seriamente in relazione alla sicurezza dei partecipanti. Molte di queste regole sono pratiche ormai consolidate, va bene, va bene, va bene. Se l'evento, un'azione o un contesto sembra essere sicuro per te, non significa che lo sia in assoluto per tutti i presenti. Contestualizza sempre il tuo gioco con chi ti circonda nell'ambiente dove vi trovate nel momento narrativo che state vivendo. Quindi fai capire cosa vuoi fare in modo che non risulti poi all'improvviso una cosa che non va bene. Può accadere che presi da un'irrazionale foga agonistica o da un eccesso di immersione drammatica, accettiamo di compiere azioni che crediamo essere pericolose. Questo non dovrebbe mai accadere. Se credi che un'azione sia potenzialmente o concretamente pericolosa per qualcuno o per te stesso, non compierla. Ed è giusto così. Referente sicurezza, lo staff di Endgame mette a disposizione un referente della sicurezza dell'evento che vi verrà indicato durante il workshop. Va bene. Sarà sua cura far sì che tutti i partecipanti condividano le solite regole di sicurezza e che queste regole vengano rispettate. C'è la persona che si preoccupa di evitare problemi ed è
i membri dello staff e i giocatori che hanno ricevuto un corso di pronto soccorso, quindi possono eventualmente intervenire. Finora non mi è mai capitato di casi di questo, a parte qualcuno che si era tipo fatto male a un'unghia o aveva preso una storta mettendo giù il piede, però sono quelle cose che come cavolo fai a prevenire? Mette giù un piede, lo mette male, aia. Allora, safe word. Le safe word sono parole in codice che utilizzeremo per regolare l'intensità del gioco e per far comprendere agli altri giocatori se aumentare o diminuire l'intensità delle azioni. Non si tratta quindi di un'indicazione tra personaggi in gioco. Al contrario, sono parole volutamente moderne perché devono potersi riconoscere come indicazioni fuori gioco valevoli tra giocatori. Questa è proprio quella cosa che esce fuori dal personaggio leggermente, però è importantissima. Vacci piano, puoi usare queste safe word per indicare a un altro giocatore che deve abbassare l'intensità all'azione che sta compiendo, proprio perché non gli piace, per qualche motivo, lo mette a disagio, si sta facendo male magari. Una persona è a terra, ci si è sopra, ma quella persona è a terra sopra una pietra per sbaglio che non aveva visto che è così, e quindi gli sta facendo male alla schiena. Allora, ok, non lo tieni magari giù, come invece lo stai facendo, magari senza fargli del male, ma lo stavi trattenendo per terra, e quindi ti dice vacci piano e tu molli la presa. È tutto qui. Puoi usare questa safe word per indicare a un altro giocatore che ti piacerebbe se aumentasse l'intensità dell'azione che sta compiendo. Ad esempio, potrebbe essere che nell'esempio precedente in cui un gruppo di personaggi dovrebbe simulare un pestaggio, in realtà i giocatori si limitano a inveirti o a fingersi minacciosi. Quando tu vuoi proprio che si giochi un pestaggio contro di te per dare un momento drammatico al tuo personaggio. Sì. I giocatori LARP sono masochisti oltre ogni libro, proprio il masochismo nell'animo. In questo caso, dire è tutto qui farà intendere agli altri giocatori che vorresti proprio cominciassero a simulare qualcosa di più di quello che sta accadendo in gioco. Ma ricorda che questo si tratta solo di un invito, giustamente, non è che puoi dire menami, menami, se l'altro non ha voglia, basta. Si tratta del safe word da utilizzare per notificare a tutti i presenti una grave problema con cui è necessario interrompere immediatamente il gioco. Stop. Vabbè, è molto semplice. Stop. C'è qualcosa che non sta andando. Sesso e nudità. In Eden Gate l'amore e il matrimonio sono un tema cardine attorno al quale gran parte della società e della fede è costruita. Temi che portano necessariamente con sé possibili scene che prevedono atti di intimità affettiva, amorosa e anche sessuale. Esistono molti canoni usati e testati negli anni da diverse realtà di gioco di ruolo dal vivo. E questa è una delle cose più forti che può succederti in un gioco di ruolo dal vivo. Testato in molti anni di gioco in contesti simili. Tuttavia è difficile declinarli con l'attenzione dovuta alle situazioni di distaccamento, alla situazione di distaccamento che sarà imposta dalle circostanze straordinarie durante l'evento. Vedasi Covid. Pertanto lo staff raccomanda di evitare scene di intimità affettiva, quali baci, carezze su parti scoperte del corpo, abbracci e altre situazioni che romperebbero il distanziamento sociale. Del resto, la società della fede è permeata da una spiccata pudicizia. Pudicizia, pudicità, pudici, vabbè, che digerisce malvolentieri espressioni palesi di affetto. Tuttavia, nel caso in cui abbiate già dalla scheda situazioni romantiche, affettive e sessuali con un altro personaggio, vi consigliamo caldamente di contattare i rispettivi giocatori fuori gioco e concordare, qualora lo vogliate, un codice più o meno realistico per impostare scene di gioco che simulino momenti di intimità amorosa tra di voi, in totale sicurezza, responsabilità e complicità. E ricordate che anche in questi casi vigono sempre le regole delle safe word, e questo è molto importante, perché non bisogna mai mettere una situazione di imbarazzo di persone. Sebbene non siamo andati a vederlo in questo evento, praticamente quando sceglievi il personaggio, alcuni personaggi erano specificato proprio che avevano dei momenti forti di violenza piuttosto che di amore nelle loro tematiche principali come personaggio. Non che poi sei obbligato a farli, però diciamo che ti dà un'idea di su che cosa, quali sono i cardini del personaggio. Al contrario, l'atto sessuale di Eden Gate è un fatto soprattutto narrativo, prima ancora che immersivo. Non a caso, in Cani nella vigna, l'amore e il sesso sono il cardine di moltissime situazioni di orgoglio, ingiustizia e peccato. Peccato e pregiudizio, l'orgoglio e il pregiudizio. Pertanto, vogliamo qui utilizzare una tecnica solidamente testata in molti anni di LARP per regolare la simulazione di un atto sessuale. Togliere o slacciare in modo suggestivo uno o più capi di vestiario rappresenterà un amplesso. Può sembrare ridicolo dall'esterno, ma fidatevi,
va benissimo per rappresentare e funzionare all'interno del contesto. Non è uno spogliarello, ma è un gesto convenzionale ed efficace da usare con buon senso. Ad esempio, potresti togliere il cappello e la giacca di un altro giocatore, oppure slacciare la sua camicia o sollevare parzialmente una donna. Non consigliamo di compiere azioni che simulino fisicamente l'atto sessuale, specialmente se queste rompono il distanziamento sociale, ovviamente, perché insomma. Chi sei, cosa vuoi, perché. Subito dopo l'eventuale estasi, gli amanti dovrebbero giocare una scena insieme, che sia un saluto amaro, uno scambio di tenerezze, una promessa d'amore o uno scambio più veniale. Sì, veniale. Non si toccano mai, né a uomini né a donne, i genitali, il seno, il sedere, l'interno coscia. Strano, eh? Non l'avreste mai detto. Sconsigliamo diversamente di simulare palpeggi che possono sfuggire di mano o essere lesivi del distanziamento sociale. Insomma, evitare qualsiasi cosa che vada a creare problemi, situazioni decisamente imbarazzanti o proprio non adeguate. Ci si aspetta anche in questo caso si faccia ampio uso delle safe word, è ovvio perché è tutto simulato in modo da non creare problemi. Armi da fuoco. 2, l'asterisco 2 credo che sia un riferimento a un credit di qualche tipo. Le armi da fuoco sono rappresentate da scacciacani, ovvero dissuasori acustici in metallo che hanno l'aspetto e il peso di una pistola vera o di un fucile. Le scacciacani funzionano con cartucce a salve, ovvero bossoli privi di proiettili, che fanno un lampo e un forte botto. Le scacciacani hanno la canna otturata e i gas di espansione della cartuccia fuoriescono lateralmente da un'apertura della canna della pistola. Le scacciacani non sono armi, non possono uccidere nessuno, ma dai, ma non sono neppure giocattoli, possono fare male. Sono come grossi petardi e possono quindi far male se usate impropriamente. È fondamentale usare le scacciacani in sicurezza e con particolare cautela, e per evitare di assordare i vicini, eccetera, eccetera. Quindi evitare di sparare a giocatori troppo vicini, in modo. Se non li assordi, non puntare alla faccia, sempre al petto, perché sennò gli puoi dare comunque molto fastidio. Estendere sempre il braccio in modo da evitare di avere la pistola troppo vicina al tuo orecchio. Se sei confuso in una rissa concitata o in una rissa concitata, se non vedi quello che succede o simili, non sparare. Grazie, sì, ci sta comunque a confermare perché effettivamente è una cosa che magari uno dovrebbe, ah, mi butto a terra, tiro fuori la pistola, però non riesce a mantenere allora quelle distanze. Non tenere il dito sul grilletto se non subito prima di sparare, ovviamente. Non toccare o strappare mai la pistola impugnata dall'altro giocatore, può partire il colpo, ci si può assordare per bene. Ricorda che per quanto la location sia relativamente isolata, ci sono abitazioni di privati nella portata sonora di una scacciacani e che in una vallata il suono rimbalza facilmente. Non sparare mai a vuoto per il gusto di farlo, se no verranno con i fucili Mira. veri la gente di quelle parti. Inoltre, per evitare che si creino rumori inopportuni la notte, non si potrà sparare per tutta la durata del secondo atto. Evitiamo di sparare di notte. Sicurezze Covid, quindi le varie cose, il Green Pass, queste cose ci interessano di meno. Sono le classiche cose che si sono sentite in tutto l'ultimo periodo, sempre, comunque, si sono sentite, eccetera, eccetera. Azioni delicate rispetto reciproco. Nascondere per acquisire. La cosa del non si possono nascondere cose tipo una donna che lo nasconde nel reggiseno, non può farlo. O un uomo nelle mutande, non puoi farlo. Uno non ti può palpare letteralmente. Non puoi nascondere qualcosa in un posto dove da gioco non ti posso perquisire perché giustamente se no ti creo un disagio. Quindi non si nasconde. In più, la questione è che non serve nascondere le cose in un LARP. O meglio, le cose in un LARP di questo genere, soprattutto, è consigliabile che vengano trovate. È consigliabile che vengano trovate, quindi se nascoste devono essere facilmente trovabili. Cioè, è il fatto che vengano trovate lo spunto di gioco. Tenere nascoste per tutto l'evento non procura gioco. E poi, ovviamente, chi deruba un personaggio di un oggetto è poi responsabile che lo stesso ritorni al legittimo giocatore proprietario. Se se ne disfa perché lo vende o gli viene sottratto, dovrà rintracciarlo e restituirlo al proprietario. Insomma, se prendi robe che non sono tue, fai in modo che poi ritornino al proprietario. Legare, bendare e trasportare. Come molte altre azioni, queste cose non è che sono da evitare, ma bisogna fare con un occhio di riguardo. Quindi,
non, per esempio, legare qualcuno con i polsi dentro la schiena non si fa, arrampicarti su un albero non lo fai, tutte quelle cose che evitano l'arrivo di un'ambulanza, è meglio non farle. Ubriacarsi, ovviamente, anche se in gioco ci saranno presenti alcolici, non bisogna ubriacarsi, è una regola di buon senso. Prigionia e tortura, se per qualche motivo prendi qualcuno prigioniero, rispetta sempre questa indicazione. Non legare nessuno con le mani dietro la schiena o per il collo e evita nodi troppo stretti. Se vedi gli occhi di qualcuno, sei responsabile che non vada a sbattere no, e non cada nel fosso. Solitamente ho visto proprio che si tende a fare una cosa tipo non ho niente al momento per. Si tende a fare una roba del genere. Fate caso che questa sia una corda. Praticamente la si lega intorno a una persona che letteralmente sta trattenendo gli estremi delle manette. In questo modo la persona può liberarsi facilmente se per sbaglio cade. In realtà i problemi maggiori sono questi. Se una persona rischia di cadere per terra, è bene che possa allungare le mani o allargarle in modo che non si faccia del male, e quindi devi sempre avere la possibilità di rimuovere le manette e il resto, comunque di che siano molto molli per farlo. E ovviamente sei responsabile se metti una persona, se arresti una persona, la imprigioni, hai la responsabilità di tenerla sicura. Non lasciare il prigioniero da solo se non per preparare una scena di fuga. Giocare da solo è noioso. Questa è una cosa, ragazzi, piccola ma importantissima da rispettare. È una cosa veramente importante, perché altrimenti essere catturati diventa la cosa più tediosa in assoluto. Assicurati che il giocatore riceva acqua e cibo, soprattutto in eventi fatti d'estate, dove può fare molto caldo. Se la prigionia diventa noiosa o comunque si protrae per più di un'ora, il prigioniero e il carceriere dovrebbero trovare un modo credibile e drammaticamente appropriato per porre fine alla scena e andare avanti con la storia. Questa è una cosa non da poco da realizzare, a me non è ancora capitato di vermi inventare in un ambito o nell'altro una gestione di quello. Sono stato arrestato a The Darkest Hour perché vabbè, ero un criminale, quindi a un certo punto mi hanno arrestato, ma non, mi hanno subito rilasciato perché vabbè, i morti, gli spiriti, i bambini, i lupi, i mannari, c'era roba più grossa di me. No, non mi tenevano imprigionato. Luci, torce e candele. Nel ramo di Eden Gate non c'è luce elettrica, un miracolo che alcuni personaggi potrebbero aver visto nell'est, ma che viene fortemente ripudiato dalla società della fede. Tutte le luci elettriche vengono quindi gestite dallo staff e sono da intendersi come eventuali rimedi di emergenza usate fuori gioco per motivi logistici. I giocatori non devono mai accendere né spegnere gli interruttori durante il gioco. Le candele, le fiaccole e le lanterne saranno rappresentate da candele, fiaccole e lanterne che i personaggi potranno usare e spostare liberamente con qualche accortezza. È una di quelle cose che mi fa sempre spaventare un sacco. Però allo stesso tempo è bello avere la torcia lì e portartela in giro. Per non sporcare le candele non si possono mai togliere dalle rispettive lanterne, candelabri, eccetera. Le fiamme aperte, cioè i candelabri, le fiaccole, ma non le lanterne, non devono essere lasciate incustodite negli interni del bosco. Già. Vogliamo portare a termine l'evento senza nessun incendio, giustamente. I bracieri e le padelle romane, piatti di terracotta con ceri di citronella, queste per la nostra salvaguardia. Oh, cazzo, l'auto la devo recuperare. Assolutamente. Devo assolutamente recuperare l'auto. Come pure le eventuali torce saranno allestite negli esterni delle case e non dovranno mai essere portate all'interno. Se vedete che un fuoco si sta spegnendo, avete a disposizione una nuova sorgente, esempio candela, potete accenderla a patto che vi sentiate a vostro agio nell'effettuare questa operazione in sicurezza. Se vedete un'area di gioco dove molti punti luci si stanno spegnendo, contatto un membro dello staff. È possibile che la mancanza di illuminazione. La frase non funziona. La Mancanza mancanza. di No, ma illuminazione. manca di illuminazione non sia voluta che rappresenti un potenziale pericolo di sicurezza imprevisto. Ok. Meccaniche di gioco. Ok. L'escalation del peccato e l'escalation della violenza. Queste sono le cose importanti che devo leggere. Nella sezione ambientazione, l'escalation del peccato viene introdotta come una scala ascendente che porta progressivamente il ramo sull'orlo del collasso. Per questo l'ingiustizia, il peccato, la stregoneria non sono soltanto elementi estetici nell'ambiente di Eden Gate, ma diventano il fulcro principale attorno al quale snodare la storia dei personaggi del ramo. L'orgoglio porta all'ingiustizia, l'ingiustizia porta al peccato, il peccato apre le porte ai demoni e i loro attacchi creano il terreno fertile per la nascita di culti corrotti che potrebbero distruggere l'intera comunità.
Niente, nessuno può sfuggire a questo ordine delle cose. Il conflitto è ineluttabile, con anche lo schemino. Orgoglio, ingiustizia, peccato. Ok. Ascendere dall'orgoglio all'omicidio. All'esito del gioco, ogni fedele del ramo di Eden Gate sarà coinvolto a qualche livello nell'escalation del peccato, cioè tutti partono peccaminosi. Questo sarà evidenziato dall'omonima sezione nella scheda del personaggio. Vedi la scheda del personaggio per maggiori informazioni, ma non la vedremo assieme perché è spoiler. Si tratta di situazioni nelle quali il personaggio ha partecipato come vittima o come autore, e che definiscono il suo coinvolgimento nella scala del peccato di Eden Gate. Ok. Sono quindi situazioni narrative che creano la spinta conflittuale del personaggio verso gli altri fedeli e che quindi non devono mai essere ignorate. Per cui, se avete un orgoglio, giocatelo e create ingiustizie. Ricordate che le ingiustizie devono essere chiare al giocatore, per cui rendetele esplicite e drammatiche. Esempio, una fedele è invidiosa della seconda moglie di suo marito. Ah, giusto, perché essendo mormoni si può essere anche poligami, giustamente. Più giovane e bella di lei, orgoglio. Per questo attira su di sé tutte le attenzioni di lui, lasciandola abbandonata a se stessa senza il suo amore. Ingiustizia. Se siete vittime di un'ingiustizia, giocatela e fatela sfociare in un peccato che coinvolga almeno un altro giocatore. Esempio, la nuova moglie, allontanata dalle attenzioni del marito, ingiustizia, cerca e trova attenzioni fuori dal matrimonio. Peccato. Se avete subito o perpetrato un peccato, dirigetevi al santuario. Subito o perpetrato un peccato, quindi solo l'ultima fase. Dirigetevi al santuario per interiorizzare una falsa dottrina. Come verrà spiegato nella prossima sezione, uno degli scopi del santuario di Eden Gate è proprio quello di aiutarvi a spingere la vostra escalation del peccato verso una falsa dottrina organica, non solo alla vostra linea narrativa, ma anche agli altri accadimenti del ramo, nei quali in quanto giocatori sarete parzialmente all'oscuro. Che cosa fare poi con questa falsa dottrina? Vi sarà chiaro una volta che sarete usciti dal santuario. Ok, è interessante, ma chissà come la fanno. Ah, vediamo se. Cosa ci spiegano? In generale, quindi, la raccomandazione è: non fate mai cadere nel vuoto elementi della scala del peccato, ma fatela andare avanti verso un'escalation ascendente ed inarrestabile. E ricordate, se avete dei dubbi su cosa dovresti fare, andate a confrontarvi con il santuario di Eden Gate. Il santuario di Eden Gate, questo credo che sia importante. A Eden Gate è presente un santuario, un piccolo e angusto luogo costruito tra le case di Eden Gate, fondato là dove il patriarca Enoch aveva ricevuto la chiara visione del re della vita che ha fermato la carovana di pionieri che ha fondato il ramo. Un luogo chiuso, piccolo e raccolto, dove i fedeli sono soliti andare a pregare da soli. Si dice infatti che lo spirito del re della vita abiti in quel luogo sacro e che alle volte risponda alle preghiere dei fedeli zelanti, parlando direttamente al loro cuore. Ai fini del gioco, il santuario è una white room, ovvero una parte di location nella quale vige un mood e un approccio interpretativo differente da quello applicato al resto dell'evento. Il santuario è infatti una zona nella quale i personaggi possono pregare ad alta voce, simulando un dialogo interiore tra il fedele e il re della vita, o se preferite la visione laica con la sua coscienza. Questo non significa che il re della vita ha veramente parlato con il fedele. Nel santuario. Mi manca un passaggio. No, ok. Ha veramente parlato con il fedele. Nel santuario si vuole ricreare l'esperienza mistica della preghiera e del faticoso dialogo con la propria fede, dialogo che avviene sempre su un livello di coscienza e mai reale. Nonostante ciò, tutte le meccaniche vocali continuano a valere anche nel santuario. In particolare, tutte le safe word continuano ad essere applicabili. Se vi sentite in chiaro disagio con il dialogo che state affrontando, notificatelo con la safe word appropriata. Se sentite la vostra coscienza pronunciare la chiamata nel nome del re della vita, dovete seguire le solite regole previste per il soprannaturale. Ok. Non vogliamo che però. Non vogliamo che però che.
Non vogliamo però più. Sì, però cioè, va bene, c'è stato un piccolo. Il santuario sia un'occasione di puro intimismo teatrale. Al contrario, vogliamo che sia uno dei motori per il vostro gioco narrativo. In questo senso, il santuario è una meccanica pensata per due motivi: facilitarvi l'assorbimento di una falsa dottrina, a partire dai fatti che vi hanno coinvolto. Si tratta in effetti di un passaggio molto delicato, sul quale è necessario dare una spintina ai giocatori di modo che la loro eventuale falsa dottrina sia coerente con la narrativa nota allo staff. Per questo ricorda, se hai subito o perpetuato un peccato, dirigiti al santuario prima della fine dell'atto ed esponi il peccato alla tua coscienza. Essa ti farà interiorizzare una falsa dottrina appropriata e vi indirizzerà verso uno sbocco narrativo per essa. Ok, praticamente ti spinge verso un tipo di gioco. Ed è un NPC la tua coscienza. Sì, è un NPC la coscienza, per forza. Se no me lo faccio il gioco. Supportare i giocatori e dare spunti di gioco nuovi e interessanti. Se avete già giocato di ruolo dal vivo, dovreste sapere bene che, alle volte, alcune situazioni faticano ad ingranare e i giocatori possono sentirsi confusi su cosa dovrebbero fare. Speriamo che non ti troverai mai in questa situazione durante il Dying Gate, ma se dovesse succedere, vieni al santuario. La tua coscienza saprà sicuramente consigliarti. Madonna, che ansia la coscienza. In questa prospettiva potrebbe essere lo staff stesso a chiamarvi nel santuario, così che il re della vita possa fornirvi un punto di vista autoriale su quello che sta accadendo al tuo personaggio. Ok. Il santuario è allocato in una stanzetta da cui si accede direttamente da uno dei vicoli di Eden Gate. Sarà cura dello staff mostrare ai giocatori l'ubicazione di questo ambiente. Vabbè, quando arriverà nella location ci verrà mostrato. Si potrà entrare nel santuario solo un giocatore alla volta, e l'accesso viene regolato dal custode del santuario. Un personaggio senza altro ruolo narrativo ed interpretato da un membro dello staff, che immagino sarà anche la coscienza. Quando un giocatore... Non è detto però. Dipende. Quando un giocatore è già all'interno del santuario, una rosa gialla verrà messa fuori dalla porta per indicare che in quel momento non potete avere accesso e che dovrete aspettare qualche minuto prima di poter entrare nel santuario. Quando invece vedete due rose gialle fuori dalla porta del santuario, significa che il custode del santuario non è presente e che quindi potreste dover aspettare molto prima di avere molto tempo prima di avere accesso. In questo caso vi consigliamo di contattare un membro dello staff per notificare che vorreste andare a pregare il santuario. Verrete avvisati quando la stanza sarà di nuovo accessibile. È praticamente la stanza delle confessioni del Grande Fratello. Ma immagino tutta rossa adesso. Escalation della violenza. Ma andiamo sulla violenza. Eden Gate sarà una storia di giudizio, proiettili e sangue in una spirale di violenza che seguirà un ritmo crescente simile a quello di un libro o di un film. Una storia corale che inizia con una quiete illusoria, diventando un grido di aiuto che si srotola in una spietata resa dei conti in pieno stile western. Spoiler! Alcuni esempi di storie che ricalcano questo spirito narrativo sono sicuramente Gli Spietati di Clint Eastwood e Tombstone di George Pam Cosmatos. Tombstone ne ho visto solo alcuni pezzettini sparsi, non lo conosco bene. Sebbene possa sembrare semplice creare una storia del genere a tavolino, in un LARP corale la narrazione nasce dall'interazione di giocatori indipendenti che potrebbero non avere la vostra solita visione su come far avanzare la storia. Per questo motivo l'evento regolamenta in maniera stretta il conflitto violento tra personaggi. Le tecniche e metatecniche utilizzate per questa finalità sono chiarite di seguito. Ok. Attenzione, in questa sezione si intende con violenza l'atto violento come tale nella fiction di gioco, come ad esempio inscenare una rizza, pugnalare un personaggio o sparargli. L'interazione reale, fisica, verbale o contestuale tra giocatori è invece regolata da norme delineate nel capitolo sicurezza in gioco, quello che abbiamo già visto sopra. Va bene, vediamo un po'. Suddivisione ad atti. Ah, ma è tutta qui l'escalation della violenza. Ok. Va bene. Aspettavo qualcosa di più di spiegazione. Ok. Ma forse è combattimento. Vabbè, andiamo avanti, vediamo un po'. Suddivisione ad atti. Andiamo un pochettino. Come già introdotto nel capitolo informazioni pratiche, l'evento è diviso in quattro atti. Ogni atto è caratterizzato da un diverso livello di violenza fisica applicabile. Durante il primo atto non è possibile utilizzare alcun tipo di violenza fisica con o senza armi. Ok. È diviso in atti.
durante il secondo atto sarà possibile esercitare violenza fisica, esempio usare armi bianche o simulare un'elissa o un pestaggio, ma mai sparare. Inoltre qualsiasi conflitto fisico non può mai finire con la morte di uno dei partecipanti. A parte questo valgono le regole descritte nella sezione escalation della violenza. Ok, quindi non si può letteralmente uccidere, neanche uccidere, non solo uccidere, ma neanche sparare fino nel secondo atto. Durante il terzo atto sarà possibile esercitare violenza fisica anche con l'utilizzo di armi da fuoco, seguendo le regole descritte nella sezione, va bene? Le conseguenze di queste azioni sono potenzialmente sempre mortali. Ai personaggi è comunque sempre garantita una chiusura narrativa prima di morire, così come descritto nella sezione sconfitta e morte. Durante il quarto atto non è possibile utilizzare alcun tipo di violenza fisica, con o senza armi. Pertanto siate sicuri di aver concluso tutti i vostri conflitti violenti prima della fine del terzo atto. Ok, è il terzo atto quello effettivamente con tanta violenza che si può avere, tante scene di violenza. Allora, la suddivisione in atti a me non sempre fa impazzire, però immagino che sia motivata da una forte componente narrativa che deve essere portata avanti con una giusta escalation. E infatti l'hanno chiamata escalation. Tra il secondo e il terzo atto incorre la notte di sabato. Il gioco viene pertanto interrotto automaticamente una volta che giunge l'una di notte. Fino a l'una si gioca. Anche se magari potrebbe andare avanti? No, non credo. Al contrario, i passaggi... A Dracarys si poteva andare avanti fino alle 3 di notte. Giusto per dire. Al contrario, i passaggi dal primo al secondo atto e poi dal terzo al quarto atto avvengono in gioco, scanditi dal suono di campane che battono il morto, un suono che vi verrà fatto sentire durante il workshop iniziamento. Questo passaggio sarà anticipato da un tocco singolo di campana mezz'ora prima del cambio di atto. Cercate di usare questo segnale per regolare il vostro gioco di conseguenza. Praticamente un ritocco che dice sbrigate, devi sbrigarti. L'atto di violenza è un metodo risolutivo del conflitto cardine di Eden Gate. Alle volte, infatti, soltanto la violenza sarà in grado di risolvere posizioni completamente inconciliabili. Proprio per questa sua funzione narrativa, a Eden Gate, il combattimento non deve essere vissuto come un momento agonistico di confronto tra giocatori, ma come un metodo per creare scene di stampo cinematografico, dinamiche, drammatiche e avvincenti. Non cercare di vincere il combattimento a tutti i costi. Pensa piuttosto a come rendere questo momento catartico per tutti i giocatori coinvolti, non solo per te stesso. Per questo motivo non vogliamo stabilire un complicato sistema di combattimenti fatto di punti ferita, danni a seconda delle armi, protezioni e abilità speciali. Grazie. Vedrete che potrete gestire la maggior parte delle situazioni di combattimento applicando il buon senso, partendo da alcune semplici linee guida che qui descriviamo. Io adoro questo genere di risoluzione dei conflitti. Ferito, non esiste violenza più leggera di altre. Che siate stati pugnalati o che abbiate ricevuto una pallotta nella gamba, di sicuro avete accusato il colpo. Se il vostro personaggio riceve un colpo di arma bianca, esempio coltello, ascia, strumento da lavoro, eccetera, o qualcuno gli spara con un'arma da fuoco, esempio pistola o fucile, il personaggio diventa ferito. Simulate questo fatto a seconda dell'entità del colpo ricevuto per il tempo che credete sia interessante. Nessuno vi obbligherà a zoppicare per tutta la location per l'intera serata, però niente vieta di farlo lo stesso. Ricordate che durante il primo e il quarto atto i conflitti fisici sono vietati e pertanto non si potrà ferire i personaggi in nessun modo. Morente. Più ci si avvicina all'epilogo di Eden Gate, più i combattimenti diventeranno tragici e letali. In particolare, se durante il terzo atto il tuo personaggio viene ferito, lo è mortalmente. Questo significa che, a seguito della fine della scena di combattimento, non solo un personaggio morente dovrà simulare una ferita mortale, ma non potrà nemmeno più nuocere a nessuno. Nella sezione sconfitte e morte chiariremo meglio in che modo potrete interpretare questo momento drammatico del vostro personaggio. E questa è una delle cose più importanti, determinare e gestire le morti dei personaggi, perché non è da poco togliere un personaggio dal gioco, perché chissà quali contatti aveva, quali collegamenti ha. È importante reagire alla violenza. Vogliamo che il combattimento sia sempre una resa dei conti tra personaggi, un momento catartico dove tutti i giocatori coinvolti possono dire la loro su come andrà a finire la narrazione. Per questo, al di fuori di una scena di imboscata, un personaggio coinvolto in un combattimento ha sempre il diritto di reagire alla violenza. E come fai la scena di imboscata? Ovvero di infliggere lui stesso un colpo di arma bianca o sparare lui stesso al suo assalitore.
Anche se è già stato ferito in quella scena, non è obbligato a farlo, ovviamente. Se preferisce che il suo personaggio non risponda alla violenza, è libero di dare questa chiusura, ma è altrettanto libero di finire la scena di combattimento in maniera violenta e vendicativa, se lo desidera. Vi chiediamo solo di usare il buon senso. Questa deve essere l'occasione per dire la propria in un combattimento drammatico, non un modo per vendicarsi fuori gioco contro un giocatore il cui personaggio vi ha sconfitto. Giusto. Esecuzione. I combattimenti sono avvincenti quando chi viene sconfitto può comunque avere una conclusione narrativa al proprio personaggio. Per questo evitate le scene di esecuzione plateare. Esempio, sparare in testa a qualcuno o tagliargli la gola. Oltre ad essere solitamente alti molto pericolosi per la sicurezza in gioco, si tratta anche di scene dalle quali è difficile dare una conclusione narrativa al personaggio. Vi consigliano di mettere in scena un'esecuzione soltanto se siete sicuri che questo è l'esito voluto dal giocatore sconfitto. The Darkest Hour, per esempio, quando io ho dovuto fare la scena di omicidio della donna, lì era voluto proprio dal gioco, il personaggio lo sapeva e lo stava cercando quella conclusione tragica del personaggio, quindi era concordato. Rissa, se volete usare della violenza senza conseguenze potenzialmente letali, è sempre possibile iniziare una rissa, come ad esempio una scazzottata o un pestaggio. Insomma, una qualsiasi situazione violenta che però non prevede l'uso delle armi. Se il vostro personaggio è coinvolto in una situazione del genere, questo ne uscirà sicuramente acciaccato e malconcio, ma mai in maniera mortale, nemmeno nel terzo atto di gioco. Ok. Soprannaturale. Ricordate che il soprannaturale è in grado di piegare qualsiasi regola, anche di contraddirla esplicitamente. Ad esempio, se un personaggio dovesse essere pugnalato e nel sentirsi dire e che questa pugnalata nel nome del re della vita possa ucciderti dissanguato nel peccato, quel personaggio dovrà morire anche se dovesse trovarsi nel secondo atto. Ok. Nel nome del re della vita è proprio quindi... La parola con cui... Com'era Darkest Hour? Era... Arcano. Arcano, sì. E a Dracarys era Dracarys. Si tratta di un esempio estremo, ma che dovrebbe chiarire il punto principale. Se doveste assistere a una chiamata soprannaturale che vi sembra rompere nelle regole generali, seguite le indicazioni del soprannaturale. Soprannaturale batte... regola generale. Combattimento e play to lose. Nella fede, uccidere un fratello è l'atto più deprecabile che possa accadere, un momento catartico che non dovrebbe mai essere preso alla leggera da un giocatore. Consigliamo pertanto di restringerlo, per quanto possibile, a scene che coinvolgano pochi giocatori, con personaggi veramente interessati ai fatti che hanno portato a questa escalation di violenza. Ok, quindi non fare l'omicidio in piazza giusto per avere pubblico. Ma pochi intimi può funzionare meglio e bene. Tu non parlare. Io sono stato aggredito dal lupo mannaro. Non era preventivato, ok? Mannaggia. Sempre The Darkest Hour. Episodi di ruolate. E ricordate, nel terzo atto tutte le ferite sono mortali. Non ferire qualcuno se non vuoi che quel personaggio diventi morente. Ad esempio, se tua moglie arrivasse con un coltello per vendicarsi di tutte le volte che l'hai trattata con violenza e tu, come giocatore, vuoi dargli la vinta, basta non ferirla. Puoi fingere resistenza, magari anche simulare una rissa, ma alla fine lasciati accoltellare senza ferire tu stesso con un'arma bianca o da fuoco. Al contrario, però, non date per scontato che un giocatore si lasci sconfiggere perché è quello che vi aspettate dalla scena. Siate consapevoli che chiunque può reagire alla violenza che mettete in campo anche dopo che l'avete ferito. Siate pronti a ricevere violenza se mettete in gioco violenza, insomma. Come si dice? Occhio per occhio, dente per dente, quadrello per quadrello. Vedrete che sarà anche molto più semplice gestire i conflitti violenti in questo modo. Beh, cavolo, ti viene l'ansia effettivamente a fare un conflitto a caso se ci muori male. In effetti, molto spesso in scene concitate che coinvolgono molti personaggi che sparano con armi da fuoco, è praticamente impossibile capire chi ha sparato a chi. Se il tuo personaggio è stato
colpito, se il personaggio al quale hai sparato ha compreso di essere stato colpito. Anche con tutta la buona volontà di questo mondo, è possibile sbagliarsi in buona fede. In queste occasioni consigliamo correttamente di applicare esattamente il play to lose. Se sei coinvolto come parte attiva in una situazione confusa che coinvolge molte armi da fuoco, considerati ferito e quindi morente. Verranno forniti esempi durante il workshop precedente l'evento per evidenziare situazioni confuse nelle quali potresti imbattervi. Insomma, per evitare che nessuno cada durante una sparatoria o che tutti cadano durante una sparatoria, è altrettanto ridicolo. Dunque, state attenti, iniziate una grande sparatoria solo se siete disposti a morire per questo conflitto. Al contrario, se vi trovate in mezzo a una sparatoria che non vi appartiene, dileguatevi, accasciatevi. Insomma, fate capire che voi non c'entrate niente e non preoccupatevi. Se qualcuno crede che voi c'entrate, vi verrà a cercare prima o poi. Ok, cioè, ti faranno... Fai notare a qualcuno che gli stai sparando. Cioè, letteralmente che... ce l'hai con lui. E ricordate, a Eden Gate il combattimento non deve essere vissuto in modo agonistico. Accettate tutto quello che succede al vostro personaggio e se siete sconfitti rendete questo fatto un gancio per una conclusione sensazionale della vostra storia. Se dovesse essere testimone di comportamenti palesemente fortemente contrari a questa filosofia di gioco, non interrompete il gioco. Questo è importante per fargli notare. Al contrario, aspetta la fine del gioco, la sera di sabato, il pomeriggio di domenica, e chiarite questa situazione fuori gioco. Non iniziate discussioni con altri giocatori durante il gioco. Finirete solo per rovinare l'evento a voi stessi e anche a chi vi sta attorno. Imboscate. L'imboscata è una scena tipica dell'immaginario western, in cui uno o più personaggi sorprendono ad armi sguainate altri personaggi inconsapevoli del pericolo che li attende. Potrebbe trattarsi di un gruppo di cani che, fucili alla mano, aspettano dietro all'angolo che passi chi sospettano sia uno stregone, oppure ancora un fedele che prende alle spalle quel disgraziato che va a letto con sua moglie, puntandogli un coltello al costato. Anche ad Eden Gate sarà possibile simulare queste scene tramite un'imboscata. Vogliamo così incentivare situazioni in cui si prendono ostaggi oppure si tiene sotto tiro qualcuno, costringendo la vittima a compiere azioni che normalmente non commetterebbe. Per tendere un'imboscata, un personaggio o un gruppo di personaggi devono palesarsi già armati. Se devono installare le armi durante la scena, probabilmente si tratta di un normale combattimento e che non ha senso chiamare un'imboscata. Usare la chiamata fermi o vi ammazzo. Questa frase, possibilmente accompagnata dal mettere in evidenza le armi, serve per far comprendere a tutti presenti la situazione. È abbastanza chiaro così, effettivamente. Essere a distanza ragionevole dai bersagli dell'imboscata. Per esempio, se impugni un'arma bianca, non sarai certo in grado di praticare un'imboscata se un nutrito gruppo di persone è disperse in un'area estesa oppure a poche persone ma lontane. Al contrario, ti basterebbe anche una sola arma da fuoco per tenere a tiro molte persone, anche in un'area molto estesa. Come al solito, applicate il buonsenso anche durante un'imboscata. Cercate di far sì che la scena sia interessante per tutti quelli che la giocano, non solo per chi la tende. Si tratta chiaramente di una scena di combattimento e pertanto si applicano tutte le regole normalmente previste nella sezione escalation della violenza, ma con alcune differenze. Chi ha teso l'imboscata ha autorità narrativa sulla scena. Orco, questo è forte. Ovvero, se sei vittima di un'imboscata, non cercare di reagire, ma dovrai cercare di assecondare le richieste di chi ti ha colto con le braghe calate. In particolare, chi ha subito un'imboscata non ha diritto a reagire al fuoco. Evitate quindi di estrarre armi a vostra volta se siete vittime di un'imboscata. Si tratta di una situazione che genera moltissima confusione in una scena, altrimenti carica di possibilità narrative per tutti. Vero? Ci sta molto. La scena di imboscata si conclude quando il personaggio che ha l'iniziativa se ne va o rinfodera le armi. Se assisti a un'imboscata ma non sei coinvolto, cerca di non intervenire. Complicherebbe di molto l'interpretazione drammatica dei fatti. Se proprio non ha senso che tu non intervenga, esempio, sei un cane e vedi da lontano qualcuno che prende in ostaggio dei fedeli in difesa, entra nella scena a darvi sfianate, conscio che se la tensione dovesse salire inizierà una sparatoria, con tutte le conseguenze che questo porta nel terzo atto. Esempi di imboscate e di risoluzioni saranno fornite durante il workshop prima dell'evento. Sconfitta e morte, che non è da poco in questo genere di eventi con personaggi così grossi e carichi. La morte fa parte del ciclo di cose previste dal re della vita. Il ciclo di cose è un po' brutto. Morire a Eden Gate sarà un fatto certamente serio, ma anche abbastanza probabile. Oddio, di nuovo. Va bene, ce la farò questa volta a sopravvivere. Pertanto,
Non preoccuparti se il tuo personaggio è ferito in maniera mortale. Non sei stato peggiore degli altri giocatori. Anzi, vuol solo dire che hai accettato le conseguenze inevitabili dell'escalation della violenza. Quando durante il terzo atto vieni ferito, quella è una ferita mortale. Potrei reagire alla violenza, ma finita la scena di combattimento, il personaggio diventerà morente e non potrà più nuocere a nessuno. Gioca il fatto di essere ferito a morte, rendilo evidente, tragico e drammatico. Fai che anche gli altri giocatori siano coinvolti in questo avvenimento. E ricorda, dovrai morire entro la fine dell'atto. Ok, però è tutto l'atto, magari. Se ti sparano all'inizio, te la godi fino alla fine, quasi, quasi. Questo non significa che dovrai morire immediatamente dopo aver ricevuto una ferita mortale. Alla fine del combattimento non potrai più nuocere a nessuno, ma potrai sempre dare la tua degna conclusione al personaggio. Nessuno ti potrà mai negare di avere un'ultima confessione a tua moglie, oppure di dire a tuo figlio quanto lo disprezzi, va bene? Oppure di confessarti al tuo amore proibito, oppure ancora di lanciare una maledizione su tutta Eden Gate, se lo vorrai. Nemmeno se questo significhi spostarsi moribondo in un'altra parte della location. Le possibilità sono infinite e nessuno si dovrebbe sentire autorizzato a togliertele. Se mai dovesse capitare che un giocatore non comprenda la situazione, potreste usare la chiamata «Sono morto ormai, lasciami stare». Aspetta, se mai dovesse capitare che un giocatore non comprenda... Ah, ok, in modo che comprenda come non possiate più nuocere a nessuno. Ok. Quindi non estragga le armi, preoccupato che gli fai qualcosa, eccetera, eccetera. Quando infine sarete morti, che bello sarebbe tipo fare la fine alla Rasputin. Continuano ad ammazzarti. E quindi, ah, un altro pugnalato. Forse un po' fuori rovina la scena, però sarebbe carino. Quando infine sarete morti, aspettate un momento in cui nessuno vi vede e uscite dal gioco, mettendovi al collo un fazzoletto giallo. Oddio, spero che lo fornisca lo staff il fazzoletto giallo. Io non ce l'ho giallo. A quel punto comportatevi come un fedele di un altro ramo e dirigetevi al tempio di Eden Gate, nel villaggio basso. Lì vi sarà detto cosa fare. Del resto, a nessuno è davvero chiaro che succeda una volta varcata la soglia che vi separa dal mondo dei vivi. Ma non preoccupatevi, il vostro gioco continuerà anche dopo la morte, fino alla fine del quarto atto. Oddio, spero solo che non ci sia tipo risurrezione a go-go. Mi dispiacerebbe un po'. Veleno, alcol e droga. In gioco saranno presenti degli oggetti scenici che rappresentano veleni, alcol o altre droghe. Oh no, adesso devo ricordarmele. Questi oggetti sono sempre segnati da un'etichetta recante uno di questi indicatori, alle volte accompagnata dalla descrizione del contenuto. Esempio, veleno di belladonna, alcol, gin, oppure droga, morfina. Quando assumete queste sostanze volontariamente, interpretate gli effetti in maniera realistica, secondo quella che è la vostra sensibilità nella scena. Ad esempio, se berete dell'alcol potreste fingere di essere alticci, oppure se ingurgitate volontariamente il veleno potreste addirittura simulare un suicidio drammatico, se lo vorrete. Se invece siete forzati ad assumere una di queste sostanze, subirete il solito medesimo effetto. Sarete alla balia degli eventi. Alla balia o balia? Balia. Balia. Alla balia degli eventi. Balia degli eventi. Ce la faccio. Impossibilità di reagire. Veramente di reagire. A qualsiasi conflitto contro di voi. E ad esempio, verrete assaliti da un gruppo di fedeli che vi vogliono morto. Sarete completamente in loro balia. 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 La balia è quella che... Hai ragione, la balia, la balia. Pesca, pesca, pesca e pesca. Potrete fare finta di reagire, certo, ma non potrete davvero ferirli combattendo. In particolare, il veleno è simulato in gioco con una sostanza dal forte gusto di menta. Che schifo! Odio la menta. Se berrete qualcosa con quel sapore, vomiterò. Quindi la mia interpretazione sarà decisamente realistica. Siete stati avvelenati, rendete evidente che state male e aspettate che qualcuno si approfitti della vostra situazione. O che, al contrario, cerchi di salvarvi. Giocate la vostra situazione per un po' di tempo, ricordando che chiunque vi abbia avvelenato sta forse aspettando l'occasione giusta per nuocervi e alzare così il livello del vostro conflitto. Ma quindi non muoio? Cioè, rendete evidente che state male, aspettate che qualcuno si approfitti della vostra situazione. E poi mi riprendo? Non mi è chiaro. Mr. Chiurlo, bottiglione con foglio più grosso della bottiglia, con scritta ancora più grossa, chi beve muore. Beh, così sarebbe abbastanza chiaro, però almeno e non ci sono fraintendimenti, Mr. Chiurlo. Schierarsi.
La storia di Eden Gate è una spirale di violenza, torna al conflitto tra l'individuo e le rigide regole della società della fede. Non vogliamo però che i giocatori si disperdano attorno a mille diversi conflitti ideologici, creando una storia confusionaria con la quale sarebbe molto difficile interagire. Al contrario, nello spirito di Cani della Vigna e dei grandi western che ci sono di ispirazione, in Eden Gate i personaggi saranno portati a polarizzarsi attorno ad alcune idee ben precise e sinergiche con le tematiche dell'evento. Saranno proprio alcuni gruppi sociali a farsi portatori di queste idee e di spingere i giocatori a schierarsi attorno. Ad esempio, i cani del re della vita sono un gruppo capace di polarizzare i fedeli, facendoli schierare dalla parte del rigido canone della società della fede, ma ci saranno anche altri gruppi sociali in grado di offrire lo schieramento. Da un lato, questo servirà per supportare la causa del gruppo, aiutando i personaggi ad essere integrati nei grandi avvenimenti della storia di Endgate. Dall'altro lato, che offrirà ai giocatori la possibilità di chiedere supporto al gruppo ed essere aiutati nel risolvere i propri problemi e conflitti personali. Lo schieramento. Alcuni gruppi di gioco saranno in grado di polarizzare i giocatori attorno alle idee riguardo alla società della fede. Questi gruppi vengono quindi chiamati come schieramenti, secondo un termine da usare soltanto fuori gioco. Sarà lo staff stesso a chiarirvi nel prologo del vostro personaggio se fatto o meno parte di uno schieramento. A questi giocatori verranno fornite precise indicazioni su come comportarsi in merito a questo atto. Tra l'altro è una cosa molto simile a quella che abbiamo fatto noi nella creazione dell'ARP di Hollowind, che poi non abbiamo mai giocato, però sugli schieramenti, le fazioni interne al gioco. Quindi mi piace questa cosa. Se siete nel dubbio, chiedete a un membro del staff prima dell'inizio del gioco, vedrete che saprà risolvere ogni vostra incertezza. Non tutte le idee di questi gruppi sociali saranno completamente trasparenti, ma potrà capitare di parlare con alcuni fedeli che hanno una visione ben chiara e precisa della fede. Potrebbero offrirvi un aiuto o forse la soluzione alle vostre angosce. E in ogni caso, se durante il gioco un giocatore vi pronuncia la chiamata «Sei pronto, fratello / sorella, a sentire la mia verità?», significa che quel personaggio sta cercando di farvi schierare con il suo gruppo. Forse non potrà rivelarvi oltre a quello che vi ha già detto senza smascherare parte della trama sotterranea di Eden Gate, ma dovrebbe perlomeno rendere esplicito il tema portante attorno al quale il gruppo è costituito. Insomma, non cercare di trascinare dentro gente stando sul vaghissimissimissimo, è consigliabile. Per schierarvi con quel personaggio dovrai semplicemente rispondere «Sono pronto, pronta a sentire la tua verità». Ah, però, quindi, sei pronto, fratello, a sentire la mia verità? Sto cercando... Beh, poi ti fai convincere. Ma praticamente, in realtà, viene detta prima la verità. Poi viene detta la formula, e a quella formula bisogna subito rispondere «Sono pronto, pronta a sentire la tua verità». Non siete obbligati a rispondere immediatamente a questa chiamata. Se volete... ok. Se vorrete... Basta scendere di una riga. Se vorrete accettare la proposta di quel personaggio, potrete tornare da lui anche dopo diverso tempo, dopo aver visto che direzione prende il vostro gioco. In effetti potreste trovare diversi gruppi sociali verso i quali potreste schierarvi, così da poter scegliere verso quale tema principale declinare il vostro personaggio. Ma state attenti, una volta che vi schiererete con un gruppo sociale, non vi sarà più possibile tornare indietro. In effetti è questo il significato dell'escalation Eden Gate: pagare il prezzo delle proprie decisioni, per quanto difficili siano le conseguenze. Siccome non potete essere schierati con più di un gruppo sociale, non potete accettare la proposta di schieramento di un altro giocatore. Vi consigliamo di non fargli capire che siete già schierati, ma semplicemente di declinare la sua offerta e di fingere un falso interesse. Anche perché, in realtà, finché non dici «sono pronto a sentire la tua verità», non vale nulla. Vi forniamo alcuni consigli in merito. Non usate la parola «schieramento» in gioco. Si tratta di un termine fuori gioco che usiamo solo per chiarire una tecnica narrativa. Cercate di non tirare troppo per le lunghe la vostra scelta. Per quanto schierarsi non sia necessario ad Eden Gate, si tratta di un aspetto molto importante dell'esperienza di gioco. Questa cosa mi piace molto. Se voleste schierarvi con un gruppo sociale, di sicuro potete sempre rivolgervi ai cani del re della vita. Mostratevi in cerca di perdono e di redenzione. Vedrete che sapranno ricompensare il vostro gesto. Aia. Mi puzza di fregatura lontano mio. Sì, vieni, ci pensiamo noi, siamo bravi noi.
Ricordatevi che Eden Gate non è un LARP politico-diplomatico. I fedeli restano pur sempre piccoli uomini e piccole donne, persone semplici, intrappolate dentro una vita drammatica e tragica. Lo schieramento serve proprio ad incanalare la storia di Eden Gate verso questo sviluppo drammatico, permettendo contemporaneamente al giocatore di avere un certo controllo sul tema che lo spingerà verso l'epilogo, ma senza rivelare anzitempo alcuni segreti del ramo. Ma cosa succede una volta che accettate di schierarvi con un gruppo sociale? Da quel momento in poi avrete fissato il vostro personaggio su una posizione ben netta sulla fede. E poi, che altro? Beh, lo vedrete in gioco. Ma vi assicuriamo che sarà un'esperienza di gioco narrativamente intensa, drammatica e quasi sicuramente tragica, in pieno stile Eden Gate. Strano, non me lo sarei mai aspettato. Ma in realtà va bene così, cazzo, è quello che voglio. Chiedere supporto. Oltre a spingere verso l'escalation della violenza, schierarsi con un gruppo sociale è anche l'opportunità per un giocatore di circondarsi di fedeli pronti a mettersi in gioco per risolvere i propri problemi. Nessun fedele schierato con voi dovrebbe negarvi un aiuto se si tratta del problema centrale del vostro personaggio. Se ad esempio il vostro personaggio è terrorizzata da vostro marito, va bene, e volete fargliela pagare, è perfettamente ragionevole chiedere al vostro schieramento un aiuto. Alle volte però potrebbe capitare che in mezzo ad una situazione già concitata i fedeli del vostro schieramento non capiscono che la vostra richiesta è centrale per l'arco narrativo del vostro personaggio. Una situazione che vorremmo si evitasse al momento è che schierarsi deve essere sempre una situazione simmetrica di aiuto reciproco e non uno sfruttamento unilaterale del gruppo su alcuni giocatori. In questo caso vi consigliamo di usare la chiamata nel nome del re della vita, ascolta la mia preghiera, che è diverso da nel nome del re della vita. Cavolo, avrei... La quale? È un po' similare, cioè nel senso si aggiunge una parte che... nel senso simula quella del soprannaturale. Nel nome del re della vita, ascolta la mia preghiera. Ah, ok, va bene, ok, è sempre una cosa, è soprannaturale, per chiarire che è una cosa simile, soprannaturale, ascolta la mia preghiera, fa capire che è un'implorazione, però stai implorando, non stai obbligando in altro modo, però è praticamente un obbligare, ci sta. Seguita dalla vostra richiesta, sebbene questo non obblighi gli altri giocatori ad aiutarti, farete loro notare quanto la vostra richiesta sia importante per il personaggio. Come al solito, mantenere il buon senso e non abusate di queste meccaniche. Sarà molto difficile che abbiate più di un problema veramente importante nell'arco narrativo del vostro personaggio. Soprannaturale. Il soprannaturale è una componente fondamentale della vita dei fedeli di una società religiosa e bigotta come quella di Eden Gate. La domanda è se è vero il soprannaturale o è qualcos'altro. Per i fedeli di un ramo, il re della vita e i demoni non sono concetti idealistici. Si tratta di forze reali capaci di agire sul nostro mondo. Sebbene Eden Gate non si vuole proporre come un LARP sul tema del fantastico, della magia, ok, alcuni eventi inspiegabili verranno interpretati dai fedeli come chiari segni della mano del re della vita o di un demone. Il soprannaturale in Eden Gate non è quindi un incantesimo come lanciare una palla di fuoco, ma piuttosto un'inspiegabile guarigione ad opera di un cane, oppure una tragica sciagura che vi ha fatto perdere un occhio. Alcuni di questi eventi saranno diretti dallo staff in relazione al gioco dei partecipanti, altri eventi saranno invece catalizzati direttamente da alcuni giocatori, seguendo precise indicazioni che troveranno nei prologhi. In entrambi i casi il soprannaturale viene portato in gioco seguendo queste linee guida. Queste sono di nuovo importanti, credo. Anzi, sono molto importanti. Il giocatore pronuncia la frase nel nome del re della vita. Quando sentite dire questa frase, smettete di fare qualsiasi cosa stiate facendo. Smettete di fare qualsiasi cosa state facendo e prestate la massima attenzione a chi l'ha pronunciata. E attenzione, non pronunciate questa frase involontariamente. Nel nome del re della vita. Però, da un certo punto di vista, cavolo, è come dire nel nome di Dio fermatevi. Nel senso, è in un ambiente così, cioè, così religioso, è un'invocazione religiosa. Cavolo, può rischiare di uscire. Il giocatore che ha pronunciato la frase di attivazione continuerà descrivendo quello che è l'effetto dell'evento soprannaturale richiamato. Il giocatore che ha subito la chiamata dovrà eseguire gli effetti dell'evento soprannaturale al meglio delle sue possibilità.
Ad esempio, se un giocatore dovesse dirvi nel nome del re della vita, dimmi con chi hai giaciuto ieri notte, beh, voi dovrete rivelargli con chi il vostro personaggio ha giaciuto la scorsa notte, senza mentire. Solitamente gli effetti di soprannaturale sono ristretti ad un'azione ben specifica. In nessun caso un effetto di soprannaturale durerà oltre lo scadere di un atto. Ok. Non è focale, ai fini della narrazione, stabilire obiettivamente se questi eventi siano effettivamente soprannaturali. L'importante è che i personaggi li attribuiscono l'origine soprannaturale. Ok, mi piace questa cosa. Pensa a uno stregone che ti ha convinto a tradire tuo padre. Ha forse usato l'immondo potere di un demone contro la mente del tuo personaggio? Forse è stato solo per quel riflesso di follia nei suoi occhi ad averti terrorizzato. Quale sia la risposta non è importante. Ciò che conta è solo che. È solo ciò che crede il tuo personaggio e alimentare la sua certezza nell'esistenza del re della vita e dei demoni. Commercio e oggetti di valore. Ah, non pensavo che ci fosse neanche. Eden Gate non vuole essere un hub di privazione. Ad esempio, ci sarà sempre da mangiare per tutti i personaggi, indipendentemente dalla loro condizione di gioco. Tuttavia, molte situazioni di gioco, come la carestia, il morbo, dei vizi pregressi o semplicemente l'accesso scarso ad armi e munizioni, creeranno richiesta di beni limitati, quali cibo, medicine, eccetera. Questi ed altri beni verranno considerati oggetti di valore, in quanto tutti gli abitanti di Eden Gate riconoscono che hanno un valore intrinseco. Non vogliamo creare una vera scala di valori in gioco. Del resto sono solo pochi di voi sono stati nell'est e conoscono il significato del denaro. E anche per quei pochi personaggi sarà difficile dare un vero valore monetario in un posto di frontiera come Eden Gate. Inoltre, ogni fedele, darà un valore diverso agli oggetti di valore a seconda di quelle che sono le sue esigenze. Forse il mio personaggio, essendo colui che va all'est e può recuperare i medicinali e simile. Quindi, gli oggetti di valore saranno riconoscibili in gioco tramite un apposito simbolo di riconoscimento che vi verrà mostrato durante il workshop. Ah, proprio un marchio. Ci sta. Ci sta. È effettivamente era una cosa che, per esempio, a The Darkest Hour, non capivi mai bene quale se un oggetto avesse un effettivo valore importante o fosse più giusto così per rappresentazione. Questo potrebbe succedere ad esempio a seguito dell'azione di un attacco demoniaco o altri eventi di gioco veicolati dal. Ah no, aspetta, fermo, sono sal ho saltato un pezzo. Inoltre, questi oggetti potrebbero venire rovinati, in gioco, perdendo completamente di valore. Questo potrebbe succedere, ad esempio, a seguito dell'azione di un attacco demoniaco o altri eventi di gioco veicolati dallo staff. Quando un oggetto di valore diventa rovinato, viene evidenziato tramite un simbolo di riconoscimento sempre mostrato durante il workshop iniziale. Magari una roba tipo un simbolo sopra il simbolo, qualcosa tipo che lo nega. Il fatto che questi beni sono limitati significa una cosa molto chiara. Non ci saranno abbastanza beni per tutti. Se l'altruismo disinteressato dovrebbe essere il principio cardine sui quali si snoda la fede, alle volte l'orgoglio, l'ingiustizia, tirano fuori il peggio delle persone. Sebbene lo scambio equo sia tollerato nella società della fede, di sicuro non lo è approfittarsi della sfortuna altrui, trattandosi questo di un peccato di disunità. Dall'altro lato della medaglia vi ricordiamo che rubare è peccato, sia che si tratti di un oggetto di valore o meno. E ricorda, se il tuo personaggio commette il suo primo peccato, deve passare dal santuario. Ah, il primo non, anche se faccio più peccati, cioè dopo il Primo, primo fast, giù. Ah no, perché dopo il primo viene dato una nuova dottrina della fede, una nuova dottrina della fede, e quindi ho un'indicazione molto forte del personaggio e quindi non ho più bisogno di andare lì. Cosa faccio? Ricevo 4-5 indicazioni di dottrina, non avrebbe senso, ne ho una e né una ne seguo. Se quella mi porta a fare altri peccati, va bene, ho comunque la mia dottrina deviata della fede. Il cibo e la cena. Tra tutti gli oggetti di valore, il cibo è sicuramente uno dei più ricercati a Eden Gate. In gioco cibo come uova, legumi o persino pancetta verranno simulati dai sacchi di juta recanti sopra il nome del contenuto e l'apposito simbolo di riconoscimento che lo identifica come oggetto di valore. Sebbene appunto ognuno può mangiare, cioè, non è che, cioè devi possedere il sacco di juta per evidenziare differenze. Adesso magari Sei vengo smentito. sicuro? Per evidenziare differenze che intercorrono tra le famiglie di Eden Gate, alcune più fortunate di altre riguardo all'accesso al cibo, ogni famiglia partirà con alcuni sacchi di cibo in una dispensa indicatavi dallo staff. Tenetevi
tenere il cibo sempre nella vostra dispensa e mai fuori di essa. E se doveste acquisire delle nuove sacche di cibo, ad esempio commerciando o rubando, è sempre nella vostra dispensa che dovrete riporre il prima possibile. Cioè, anche se lo rubate, non è che lo andate a nascondere nei campi. Bisogna sempre metterlo lì. Ci sta come indicazione. Altrimenti che diventa difficile da gestire. Il cibo potrebbe essere usato come oggetto di valore per il commercio, ma ricordate che saranno le vostre sacche di cibo a determinare che cosa mangerete la sera. Cioè si ha accesso a un tipo specifico di menu in base a quante sacche di cibo o ai tipi di sacche di cibo a cui abbiamo accesso. Bello, questo è bello, questo mi piace. Come le monete ad acquistare. Sì, come le monete, però con le monete potevi acquisire, nel senso era un pochettino acquisivi quello che volevi. Qui è ancora più sottile, mi piace. Quando arriverà l'ora di cena, dovrete infatti dirigervi con le vostre sacche di cibo in cucina e ritirare la cena per la vostra famiglia. Ma non preoccupatevi, anche se non doveste avere niente tra le vostre mani, lo staff vi garantirà una cena dignitosa, sebbene povera. E forse, quando vedrete i vostri vicini banchettare con pancetta, formaggio e frutta secca, mentre voi mandate giù mesti una minestra di verdure, forse allora vi renderete conto che non sempre la solidarietà è sacra. Madonna, riga, ma c'è il rischio di sgozzarsi proprio male, male, male. E diventare una cosa reale. No, beh, così no. Tutti a mangiarsi poi, tutti al McDonald's poi a mangiarsi un hamburgerazzo a caso, giusto per una terra di balsamo e virtù. I padri dei nostri padri hanno attraversato il deserto per giungere qui, nell'estremo ovest, nella terra del re della vita. Che il re della vita gli aveva predestinato. Sono fuggiti dall'est, terra di perdizione e dissolutezza. Qui hanno eretto una società basata sulla fede e sulla giustizia, un'utopia regolata dalle norme del libro della vita, la parola del re della vita. Al limitare del deserto, la sua volontà ci ha dato una terra feconda e benedetta, ad immagine e somiglianza del giardino perduto da cui l'umanità è stata cacciata per il peccato della prima donna generata. Se vi ricordo qualcosa, in questa terra prospera i padri dei nostri padri hanno fondato piccoli villaggi detti rami dell'albero del re della vita. Hanno chiamato il primo di essi Eden Gate, poiché si trova sulla soglia che separa questa terra gravida che il re della vita ci ha donato dal deserto. Ah, ok, quindi proprio il cancello dell'Eden, va bene, sì, ci sta, mi piace. La fede del re della vita. Il re della vita è il padre di tutte le cose ed ha sovrintendenza su ognuna di esse, ovvero ogni cosa che esiste sottostà alla sua responsabilità e al suo giudizio. La sua parola è il libro del re della vita. La sua parola è il libro della vita. I suoi ministri sono i cani del re della vita. Egli è amore e giudizio, insegnamento e castigo. Al di fuori di lui non c'è vita e non c'è salvezza. Tutti sono i figli del re della vita e tutti si chiamano tra di loro fratello o sorella, per ricordare che sono tutti sullo stesso umile piano di fronte al re di tutte le cose. Porca miseria, ma io con la famiglia e quindi dovrò chiamare, cosa chiamo? Fratello? Sorella, giusto per chiarire che sto parlando veramente con mia sorella, va bene. La società della sovrintendenza. La struttura della sovrintendenza. Questo mi importa perché faccio parte della sovrintendenza. Il re della vita sovrintende su tutte le cose e ha disposto un luogo preciso per ognuna di esse. Egli ha disposto che ciascun uomo si curasse diligentemente di ciò su cui ha sovrintendenza e che obbedisse umilmente all'uomo che ha sovrintendenza su di lui. Per questo la società è organizzata capillarmente, seguendo una rigida gerarchia di sovrintendenze, esemplificata dallo schema in fondo pagina. Nel disegno del Signore della Vita ogni cosa ha un suo posto e ci si aspetta dal sovrintendente dedicato che essa venga mantenuta in ordine. Quando l'individuo, come vedi, egli non ha sovrintendenza sul proprio ruolo della famiglia, nel ramo e nella fede. Vediamo un attimo. Il fedele, pensieri e azioni, comportamento quotidiano, relazioni personali, obbedienza e destino. Sovrintendente della famiglia, sulla famiglia, adulti sposati, uomini, e gli adulti sposati sono sovrintendenti su uomini non sposati, donne non sposate, bambini e nonni. I cani del re della vita, sopra la fede, dalla fede sovrintendente del ramo, i consiglieri, sovrintendente, grazie a Big Brutz per il follow, e consiglieri, sovrintendenti delle famiglie, le famiglie in fondo. Ok.
questa appartiene al sovrintendente predisposto. Il sovrintendente del ramo ha responsabilità sui sovrintendenti delle famiglie. Deve curarsi dei loro problemi e assicurarsi che assolvano i loro doveri. Inoltre, il sovrintendente del ramo può incaricare i suoi consiglieri di farne le veci nella soluzione di un particolare problema. Ogni sovrintendente dovrebbe curarsi solo di ciò su cui ha sovrintendenza diretta, senza preoccuparsi di ciò che sovrintende indirettamente. Ad esempio, il sovrintendente del ramo si curerà dei sovrintendenti delle famiglie, ma non dei meandri stessi delle famiglie, che sono per l'appunto responsabilità diretta dei sovrintendenti delle famiglie. Infine, come sta scritto nel libro della vita, ognuno verrà giudicato per come ha assolto i doveri della propria sovrintendenza per l'obbedienza che ha portato a chi aveva sovrintendenza su di lui. Ok, la sovrintendenza non è quindi un potere, ma prima di tutto un dovere e una responsabilità. I desideri individuali. Siamo arrivati comunque alla parte di più di ambientazione. Ce la posso fare. Vediamo. Desideri individuali. La comunità di Eden Gate è l'espressione di una società rigida e soffocante, di una particolare visione idealistica ed utopica del mondo. Nell'inflessibile e pervasiva società della sovrintendenza, le più importanti decisioni del singolo spettano al suo sovrintendente, che decide secondo le ragioni della tradizione, della fede e del bene comune. I desideri, i sentimenti e le speranze dell'individuo vengono calpestati in virtù di queste logiche comunitarie e patriarcali. Il tema principale di questo LARP è la forza dirompente dei desideri e delle passioni individuali, che, represse da un contesto conformista ed asfissiante, esplodono violentemente nel peccato, nell'odio e nel sangue. Lo stregone e i cultisti, ok, sono l'emblema di questo, di queste forze disgreganti e individualistiche che minacciano di dilaniare la comunità. Queste figure ci interessano solo in minima parte nel loro aspetto occulto ed esoterico. Al contrario, questi personaggi rappresentano le istanze di cambiamento che sono inaccettabili per lo status quo. Ok. I ruoli nella società della fede. Non nel precedente paragrafo abbiamo discusso di come il focus di questo LARP riguardi la repressione dei desideri attuata da una società bigotta, intransigente e sessista. Questo avviene tramite l'inflessibile struttura sociale della società. Della sovrintendenza. Mamma mia, questa parola, la sovrintendenza, mi sta entrando qua. Dan, dan, dan. Questa repressione si declina tramite rapporti di forza tra uomo, donna e vecchi, giovani all'interno della famiglia. La famiglia è il nucleo pulsante della comunità. Si tratta di un gruppo sociale costituito dagli uomini, dalle donne, a loro sottoposte, dai loro figli e dei vecchi che non sono più in forza. Tutti i membri della famiglia vivono sotto lo stesso tetto. Tutti costoro ricadono sotto la sovrintendenza del sovrintendente della famiglia. Basta la parola sovrintendente! Solitamente l'uomo più anziano, purché in forma. Una donna non ha mai piena sovrintendenza su se stessa. Al contrario, sarà sempre responsabile di un uomo che sia... Sarà sempre la responsabilità di un uomo, che sia il padre, il fratello o il figlio. Ci si aspetta dalle donne che tengano in ordine la casa, si facciano corteggiare con pudicizia, trovino un buon marito, aiutino gli uomini nei campi se necessario, obbediscono al marito e crescono i figli. Una figlia è responsabile del padre, è responsabilità del padre fino a che non rientra sotto la sovrintendenza del marito al momento del matrimonio. Tuttavia, nel momento del giudizio, davanti al re della vita, non c'è differenza tra uomo e donna, nella misura in cui entrambi sono pienamente responsabili dei loro peccati e debbono essere giudicati secondo la loro azione. Ansia. Eden Gate è una società tradizionalista e patriarcale dove tutti devono rispetto agli anziani. Questi sono i portatori delle tradizioni e della sapienza. Tutti ne ascoltano i consigli e le parole. In ogni famiglia l'uomo più anziano, ancora in forze, è il sovrintendente della famiglia ed ha la piena responsabilità dell'intero nucleo familiare. Quanto ai giovani, essi si trovano spesso privati della facoltà di poter disporre del proprio destino, ed è del tutto normale che il sovrintendente disponga del loro destino e imponga loro di occuparsi di un certo lavoro oppure di prendere moglie. Mi sa che mi tocca a me, tra l'altro, perché solo io sono il figlio. Dipende se il padre è considerato anziano e non più in forza o meno. Devi sovrintendere sei fratelli. Devo sovrintendere sei fratelli e sorelle, mamma mia. A Eden Gate tutto viene filtrato dagli occhi della fede e della tradizione. In una società dove ogni cosa ha un suo posto fisso e mutabile, ogni minima deviazione viene vista come un minaccioso pericolo. Questo è un piccolo villaggio dove tutti sanno tutto di tutti. La reputazione e il giudizio degli altri sono un problema primario
nella vita degli abitanti. Ciò che non si conosce o non si comprende potrebbe essere denunciato ai cani come peccato o peggio. La pressione del giudizio nella maggioranza, le maldicenze, la paura di essere etichettato, il giudizio sussurrato a mezza bocca dalle vecchie, vecchie, sono delle forze potenti che mantengono la società nella sua rigida immobilità. E sia mai muoversi. Tutti coloro che vivono al di fuori dei rigidi canoni tradizionali possono essere il capro espiatorio della paura e dell'ignoranza del ramo. La paura del diverso e la conseguente diffidenza e repressione di chi è differente dalla norma. È una delle tematiche fondanti di Eden Gate. L'Est viene visto come luogo di peccato e perdizione. Alcuni uomini che ora abitano Eden Gate hanno abbandonato l'Est per cercare qui un luogo di giustizia e fede. No, il mio personaggio è andato nell'Est per imparare, perché bisognava capire come mercanteggiare. Ma io sono un'eccezione. Mister Chiurlo, potremmo riassumere questo LARPing? Che bello avere il pene finché non l'ho usato per incularti. Non lo usano. Non lo usano, non lo usano per incularti. Mister Chiurlo, sì. Abbastanza, abbastanza. In molti qui si chiedono se costoro non siano stati portati, non si siano portati con sé indubitabili usanze sacrileghe che praticano nel segreto delle loro mura domestiche. Chissà che qualcuno non fumi oppure non beva alcolici. In generale, tutto ciò che viene dall'est oggetto persona minaccia di portare con sé scandalo e malasorte. Lo sguardo di accusa e di condanna della comunità può battersi su chiunque sembri stravagante. Del resto, chi può assicurarti che lo scemo del villaggio non sia stato ridotto in questo modo proprio dall'attacco di demoni che potrebbero attaccare innocenti fedeli? Il giudizio sociale è un costante pericolo per gli ultimi e per i reietti. In generale, tutto ciò che devia dal sentiero solcato dalla parola del re della vita, ogni debolezza e stravaganza viene visto come una minaccia. Dall'orgoglio all'omicidio. Il vigore di un ramo, che anche, si fonda sulla sovrintendenza, sul fatto che ciascuno si prenda cura di ciò su cui ha responsabilità. Ho capito! Adempia i doveri del proprio ruolo sociale, poiché il ramo è saldo solo se ognuno compie il proprio dovere con umiltà. Un piccolo atto di orgoglio può essere il seme infetto che lentamente avvelena l'intera comunità. L'orgoglio vuol dire che ritieni di meritare qualcosa di più di quello che ti spetti, qualcosa di più di quello che hanno gli altri. L'orgoglio è il germe infetto dell'ingiustizia. L'orgoglio si manifesta come ingiustizia. Il tuo orgoglio, l'aver preso per te più di quanto ti è dovuto, comporta che qualcuno venga privato di quanto gli spetta. Questa è l'ingiustizia. Qualcuno è costretto a subire una situazione asfissiante. No, aspetta. Qualcuno è costretto a subire una situazione asfissiante o insopportabile. L'ingiustizia porta al peccato. L'ingiustizia non è priva di conseguenze. Essa è destinata ad esplodere nel peccato. La trasgressione dei dettami del libro della vita. Il peccato è un atto empio e irrimediabile ed espone la comunità agli attacchi demoniaci. Mamma mia, manco Supernatural. Sono considerati peccati dalla fede? Violenza! È peccato provocare male fisico a un altro fedele, a meno di una giusta causa. E che cavolo! L'autodifesa non è una giusta, è una giusta causa. Ha giaciuto con mia moglie? No. Perché io non posso. Quindi, se io comunque picchio qualcuno perché ha giaciuto con mia moglie, lui ha commesso peccato, ma anch'io ho commesso peccato in quel modo. Fantastico. Sesso. È peccato avere un rapporto amoroso, bacio romantico, o sessuale, rapporto completo o parziale, con qualcuno con cui non sei sposato. In nessuna circostanza. Guascone, dammi un bacio. Basta, peccato. Inganno. È un peccato mentire, truffare, rubare o rompere un giuramento. Ok. Disunità. È peccato cospirare contro un altro fedele o un gruppo di fedeli o approfittarsi della mala sorte di qualcuno. Questa disunità è difficile da differenziare da ingiustizia. Cioè, può essere facilmente frainteso. Blasfemia. È peccato riferirsi in maniera ingiuriosa verso il re della vita. Vabbè, questo era abbastanza chiaro. Mondanità. È peccato vestirsi senza decenza, fumare tabacco, bere liquori, usare linguaggio volgare, scommettere per soldi e in generale trovarsi a proprio agio con la presenza evidente del peccato. Ok. Il peccato apre le porte all'attacco dei demoni.
La presenza del peccato attira i demoni e le loro influenze funeste. Queste si manifestano tramite gli attacchi demoniaci, orrende sciagure che si abbattono sull'intera comunità per portarla alla rovina. I demoni sibilano la falsa dottrina e il culto corrotto. Il peccato, aver tradito il re della vita, causa sensi di colpa. Per placarli, un peccatore abituale si convince di essere nel giusto e modifica la dottrina ortodossa per placare la sua coscienza e giustificare il proprio peccato. Il culto officiato da costui è il culto corrotto. Falsa dottrina e il culto corrotto dilagano come falso sacerdozio e stregoneria. Ok. Dove sono? Colui che ha creato la falsa dottrina cercherà inevitabilmente conferma in altri. Quando l'eretico acquista un seguito, egli compie il falso sacerdozio e viene chiamato dai giusti della fede come stregone. I seguaci dello stregone sono cultisti convinti, peccatori e orgogliosi. Quello che conta è che ora l'eresia ha la forza di una sottocomunità dietro di sé. Ah, quindi non è che quindi, ci sarà forse uno stregone all'inizio, ma tutti potrebbero diventare stregoni alla fin fine. Voltare le spalle al re della vita porta all'odio e all'omicidio. L'omicidio è l'apice della dottrina malata della stregoneria, sinistra ed inquietante, che promette agli altri terribili omicidi a venire. L'omicidio è il seme dell'odio che spingerà l'intera comunità nel baratro. I cani del re della vita. I cani sono ministri del re della vita, si spostano di ramo in ramo portando la posta, danno i nomi ai nuovi nati, celebrano matrimoni, benedicono i malati e officiando funerali. Ma il loro compito più arduo è arginare le forze demoniache che tentano di disgregare la comunità. Gli stregoni sono coloro che professano la falsa dottrina, praticando il culto corrotto. Sono i falsi sacerdoti di una setta impia. Che minaccia di profondare l'intera comunità nell'odio. Il compito del cane è quello di scoprire gli infatti, giudicarli ed eseguire la sentenza. Ok. E vista la copertina del manuale, con questa bella gente che si sta tenendo in esercizio con la corda intorno al collo sul ramo di un albero, credo che sia un po'. Allora, l'est. A est, oltre il deserto, tutto è peccato, decadenza, avidità. Gli uomini dell'est chiamano tutto questo civiltà. Ci sono città enormi, luoghi putridi e disgustosi. Qui la giustizia e la fede sono vaghe, sono vane parole. Il denaro qui viene idolatrato come un vitello d'oro. Non rimane altro da venerare in questo luogo mesto. I pochi ricchi praticano vizi e violenze innominabili e corrompono la gente per guardare da un'altra parte. La maggior parte della gente patisce la miseria, la malattia e la schiavitù, incapaci di vedere la luce del re della vita. Si anestetizzano con le loro usanze corrotte e sacrileghe, fumo e caffè, come il caffè. No, anche il caffè. Sono fottuto, sono letteralmente fottuto. Alcol e prostituzione, ma tutto bene, eh? Ma il caffè, no! No, basta, sarò corrotto. La mia dottrina sarà caffeina power. Ho deciso, caffeina power. La scheda del personaggio. Ok, abbiamo finito le parti fondanti dell'ambientazione. Manca pochissimo. Personaggi, vabbè, la scheda del personaggio viene detta, avrà una pagina introduttiva, i legami, la scheda del gruppo familiare, i gruppi sociali, le informazioni personali. Questo non ci fermiamo su questo perché le dovrò leggere in privato, sarà un mio personaggio, poi lo scoprirete nelle puntate di Ruolate, ma fino ad allora sarà un mistero anche per voi. Posso dirvi che il mio personaggio è Iriam e il suo epiteto è il contabile. I legami privati, i riferimenti a date ed avvenimenti, potrebbe capitare, vabbè, queste robe sono importanti per il personaggio, indicazioni da parte dello staff, potrebbe esserci un'indicazione, un antefatto prima, i prologhi, all'inizio di... Ecco, questo chiarifica un evento di questo tipo rispetto ad altri. All'inizio di ogni atto riceverete una busta contenente un messaggio fuori gioco da parte dello staff. Si tratta prevalentemente di suggerimenti e spunti narrativi per il vostro personaggio, consigli che lo staff si sente di darvi immaginando possibili sviluppi pensati in fase di scrittura delle schede. Ma non è obbligatorio, mi pare. Siete liberi di seguirli, come no, anche perché potrebbe essere andata da tutt'altra parte la tua scheda. Trovate anche dei fati. I fati, questi sono importanti. Un fato è un'indicazione precisa da parte dello staff che deve essere giocata dal giocatore che lo riceve. Solitamente i fati verranno indicati nel prologo dei personaggi, ma potrebbe capitare che li riceviate anche in gioco. Nella maggior parte dei casi, nei fati, vi verrà chiesto di svolgere una certa azione.
fato, la prima volta che ti trovi in una situazione di stress, reagirai in preda ad una violenza della quale non hai alcun controllo. Altre volte si potrà trattare di richieste più lunghe ed articolate che rientrano nel destino del personaggio. Si tratta di pochissimi casi che sono stati evidenziati nei teaser funzionali che verranno ben specificati nei prologhi. Infine, è possibile che un fato vi dia la possibilità di utilizzare delle chiamate di soprannaturale in situazioni specifiche controllate. Costumistica. Ah, ecco una cosa. Siamo arrivati ai crediti, quindi abbiamo finito. Se avete delle domande, delle curiosità, volete chiedere qualcosa, fate adesso che le possiamo discutere, possiamo anche andarlo a vedere con bene nello specifico. Una cosa carina che hanno fatto per questi personaggi di Endgate è che tu andavi a scegliere, mi sembra che purtroppo adesso la pagina l'hanno buttata giù perché appunto ormai erano stati scelti i personaggi, quindi vediamo un pochettino. Ah no, questi sono i personaggi effettivi. Fermi un attimo, andiamo per ordine. Hanno fatto una cosa carina, poi probabilmente chiuderò qui perché sono comunque le 6. Hanno fatto una cosa carina. Tu sceglievi il tuo personaggio in base al suo teaser, ma senza sapere chi fosse. Letteralmente non sapevi se era il padre di famiglia, se era il figlio, o meglio, alcuni avevano delle indicazioni che lasciavano capire, ma non sapevi banalmente di che gruppo familiare facessero parte. Venivano dall'est, non venivano dall'est o meno. L'unico che aveva un'indicazione precisa erano i cani nella vigna, perché ovviamente devi avere un'indicazione precisa per questo specifico gruppo. Questa cosa l'ho trovata molto interessante, perché tu praticamente ti leggevi il teaser e sceglievi in funzione del mood che ti trasmetteva il teaser del personaggio, e allora dicevi: ah, ok, questo mood mi piace, scelgo questo mood rispetto a un altro. Però non sapevi se era un padre, se era un figlio e il resto. Questo vuol dire poi che una volta assegnati i personaggi, tu vedi i personaggi assegnati, ma non sai a quale teaser corrispondevano, sai solo il tuo. Questo vuol dire che non sai se, per esempio, quello che nel teaser avevi letto è peccaminoso o è lussurioso, pensa solo ad andare a letto con altre persone, se è il tuo figlio nella famiglia, piuttosto che il padre, piuttosto che la moglie, non sai chi è quel personaggio, e quindi si evita e si elimina la possibilità di fare quel metagioco. È una cosa molto interessante, molto figa, che qui ho visto e che mi è piaciuta assai, veramente mi è piaciuta parecchio, 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 parecchio. E Mona, ho letto insieme a voi tutta la guida evento di Endgate. Ora mi manca solo la scheda personaggio, ma questa me la leggerò personalmente. Magari la riprenderemo in futuro avanti, ma probabilmente ve la parlerò nei video di Rolate che andrò a realizzare in seguito a questo evento. Per il momento eviterei di farlo, proprio perché vorrei evitare spoiler così a caso, che magari sarebbero belli da raccontare poi negli episodi di Rolate. Detto questo, allora, questo è stato un evento completamente improvvisato, quindi ovviamente non mi aspettavo moltissima presenza al resto, però potrebbe essere interessante da fare. L'avevo già accennato in uno dei precedenti live, mi sembra dei bei vecchi tempi, però vi lo lascio qui. Questo video tanto è stato ricaricato su YouTube e quindi sarà possibile vederlo. Se siete arrivati qui fino in fondo, vi chiedo, vi è piaciuto, e ovviamente per chi è in chat in questo momento, vi chiedo se vi è piaciuto questa lettura dell'evento. Ora, questa qui è stata molto atipica, perché letteralmente non sapevo, a parte le informazioni base, niente dell'evento, perché non mi era stato assolutamente confermato che sarei stato partecipe dell'evento, presente all'interno dell'evento, quindi non mi ero informato, non mi ero messo a leggere la guida e tutto il resto. Però eventi del genere, mi piacerebbe ricevere delle live dove magari ve ne parlo, ne discutiamo, soprattutto dei regolamenti, vediamo come sono state le idee di game design che hanno fatto, o delle tematiche che vanno ad essere indicate, evidenziate o comunque messe sotto il faro dalla parte dell'organizzazione. Fatemelo sapere, e grazie mille per, se siete arrivati fino in fondo, per aver visto questo video, questa live abbastanza particolare. Ovviamente, come ripeto, un grazie mille alla Forge del Tempo, l'associazione che mi ha permesso di partecipare, mi permetterà
quando sto registrando questo, ma se lo state riguardando in un altro momento, mi avrà permesso di partecipare all'evento di Eden Gate. Ci tenevo tanto perché mi incuriosisce tanto ed è decisamente un evento che ha tutte le componenti che a me piacciono di narrazione. Veramente mi piacciono tutte queste componenti di narrazione e sono quelle che permettono veramente di tirare fuori le peggio storie, magari non divertenti, ecco, magari non comiche, però le peggio storie di tragedie simile. E poi solitamente in realtà nelle storie tragiche c'è sempre un aspetto comico. Per farvi un'idea, andatevi a vedere i miei video di ruolate su The Darkest Hour. Il mio personaggio non era per nulla comico, eppure sono capitati diversi momenti comici. Nonostante il mio personaggio non fosse comico, la situazione non fosse per nulla comica, eppure sono capitate. Detto questo, grazie mille per avermi seguito. Noi ci vediamo alla prossima, nello specifico giovedì, per una live di I Bei Vecchi Tempi, che solitamente invece è il mercoledì. Alla prossima, ciao bagai!